Magia, buongiorno a tutti, allora al mio fianco per cominciare per salutare. Buongiorno, come eh, mai? Ecco, devi farti vedere un po' di più di te la webcam. Buongiorno. Eh, buongiorno, a iniziare i web, il, il webinar, c'è sempre da parte mia la richiesta di avere un signor Baccari disponibile. Mi dispiace Giacomo, non c'è tuo papà Giuseppe che è impegnato, non c'è Enrico che non so in quale parte del mondo sia e Quindi ci sei tu? Tocca, un Tocca a te. Allora, qualche parola su Axel Technology. La vogliamo spendere all'inizio per spiegare a questi signori cos'è questo grandissimo capannone. Quante persone vi lavorano, questi dati un po'. Spiegare veramente in due minuti perché poi loro altrimenti ci salutano. Siamo sui cinque minuti. Proviamo ah, di essere conciso, qualcuno, qualcuno, delle, qualcuno delle persone online la conosco. Eh, Axel è un'azienda che è dal 1996. E si preoccupa di, di produrre, progettare, produrre e commercializzare apparati che, che possono essere utilizzati anche da voi che ci state osservando per la messa in onda delle trasmissioni, in questo caso radio, in altri, nella Television, te, in televisione. E, nello specifico, sì, siamo oggi no, 40-50 addetti, Speriamo. Il territorio nazionale, eh, io nello specifico mi occupo della produzione già da, da parecchio tempo, <ride> veramente da parecchio tempo. Eh, Bene. Qualche cosa di più diretto, di più interessante per, per chi ascolta Guarda, è, è già è molto interessante. Direi che Giacomo possiamo anche invitare i partecipanti a venirci a trovare, ad esempio, che credo sia assolutamente, assolutamente. Anche perché Giacomo, poi, è una persona molto attenta, troverete sostanzialmente che questo non è un cappanone industriale, ma una clinica specializzata per quanto pulita, per quanto organizzata. Per tutto porto. Eh, ci, abbiamo, tiene molto, ci tiene molto, la, abbiamo la velleità di pensare di essere. In alcuni casi chirurgici. Poi è un'azienda certificata ISO 40.000, credo, no? ISO... Siamo certificati ISO con, con uh, il TUF. E abbiamo superato l'esame di un paio di mesi fa, per, uh, che è venuto sostanzialmente da testare, che fossimo ancora compliant a quelle che sono le, le specifiche la, per quanto riguarda l'operatività. Eh, esatto. aggiungerei un'ultima cosa se posso prendo, farla io mi sembra di ricordare 120 paesi al mondo serviti da Axel Technologies, anche la dimensione sì, internazionale sì, è 85% del fatturato oggi circa all'estero eh, purtroppo solo, eh, eh. quindi la nostra richiesta è aiutateci a mettere l'Italia un pochino più in alto ecco, insomma. sì grazie Implicitamente, Implicitamente una, una richiesta e il fatturato di circa si è distribuito in 120 paesi nel mondo oggi. Perfetto Giacomo, grazie. So che ti abbiamo raggazzato e a questo punto io direi che lo salutiamo. Ci sono degli altri buongiorno, delle altre persone che stanno Perfetto. salutando, stanno entrando e uscendo chiedere di lasciare il posto Prego. a Cristiano. Prego. Buon lavoro a tutti. E se avete domande su Axel Technology o se volete venirci a trovare, sappiate che Giacomo sicuramente è lieto di Siamo lieti di, di accogliervi. poi Da queste parti non dovrei dirlo, ma si mangia anche bene, vedete voi insomma. Allora, adesso vi faccio vedere chi ho a mio fianco, adesso c'è anche poi alla mia destra Gianluca Murru che ci aiuterà nella. Eccole qua, eh, diamo naturalmente centralità in questo momento a Cristiano. Allora, buongiorno a tutti, anche a quelli che si sono collegati adesso. Cristiano Cinelli, al mio fianco, è il responsabile commerciale Italia. Sì, tutti... io lavoro nell'ufficio commerciale e quindi mi occupo prevalentemente del mercato italiano, affiancato ovviamente dal nostro responsabile che è Enrico Vaccari, che in questo momento è in Asia, credo, qualche parte. Eh, no, è in, in, Nigeria, in perché Nigeria perché c'è l'Africa, quindi la fiera broadcast del settore che si svolge ogni due anni in Nigeria e quindi. In questo momento si trova. Là. Perché vi sto schiaffando, si fa per dire, vi sto mettendo davanti alla webcam Cristiano, che è responsabile commerciale, per farvi fare un'offerta subito? Direi di no. Semplicemente perché Cristiano ha molta esperienza di relazione, ha molta esperienza eh, di relazione con i clienti. E eh, soprattutto perché ho visto che ci sono dei partecipanti nuovi. Può aiutarci insieme a Gianluca, che è qui al nostro fianco, che vi saluta pure. Gianluca Murro, che è invece eh, un validissimo talento del nostro ufficio supporto, mm -hmm. che fa eh, supporto, ma anche installazioni, vorrei dire, in tutto il mondo sostanzialmente. Sì. Infatti, anche lui spesso è in giro nelle parti più, più strane. Insieme a questi due colleghi, volevamo darvi un po' di ragguagli, eh, mi allontano un pochettino, vediamo se riusciamo a essere. Così. Okay, okay. <ride> è un po' difficile, devo dire. a stringerci un po'. Vabbè, allora facciamo che diamo un gruppo. Cominciamo, cominciamo da Cristiano. Allora, ehm, allora la riflessione che volevo, con cui volevo avviare questo webinar è sulle premesse. Allora, che cos'è DJ Pro? DJ Pro. Possiamo definirlo, se siete d'accordo, un sistema on air per la radio. Yes. È un sistema che poi ha anche dell'automazione, ma a me piace più che altro chiamarlo on air perché in realtà la sua finalità è proprio di facilitare, di professionalizzare, di supportare il lavoro del personale, quindi di persone che sono in onda. La parola automazione, vi ripeto, è uno strumento che in qualche caso si applica, ma mi piace chiamarlo più un sistema on air proprio sì. perché è più vicino all'identità delle persone. Non da meno, bisogna capirsi un attimino su che cosa sia un sistema on-air e quali siano i requisiti. Ad esempio, il DJ Pro certamente è un software, ma partiamo dall'hardware necessario del DJ Pro. Certo. Quali sono i requisiti? Beh, innanzitutto, una piccola premessa, buongiorno a tutti. Vedo che tra i collegati ci sono già degli utilizzatori del DJ Pro. Alcuni di voi probabilmente ne avranno sentito parlare per il classico, magari, passaparolo, per aver reperito informazione sul, sul nostro sito o da qualche altra parte, altri magari non lo conoscono. Il DJ Pro eh, esiste da circa vent'anni, parlando del solo mercato italiano, visto che questo webinar è dedicato alle radio, alle radio italiane, fortunatamente è un sistema di messa in onda ormai consolidato e diffuso, utilizzato da tantissime realtà, sia di piccoli livelli, quindi parliamo di web radio, fino ad arrivare a strutture, diciamo così, nazionali, quali la RAI. Questa testimonianza che è un sistema di messa in onda molto flessibile, che si adatta facilmente... Eh, alle esigenze sia della piccola struttura che della struttura più organizzata, quindi questo, questo è quanto. Per quanto riguarda le caratteristiche hardware che accennava il DJ Pro, eh, il DJ Pro non richiede delle caratteristiche hardware diciamo particolari. Eh, I normali computer o comunque server che si possono trovare sul commercio, quindi con processori 3, 5, 4, 8 giga di RAM, sono più che sufficienti per supportare. Eh, il software per lavorare in modo, in modo egregio. Per quanto riguarda le schede audio professionali, ovviamente sul mercato ci possono essere tante soluzioni che lavorano e che funzionano con il DJ Pro. Axel Technology, quando fornisce una soluzione chiave in mano, quindi quando consegna al cliente una soluzione comprensiva di hardware proprio per certificare la funzionalità della macchina nel suo insieme, eh, ha adottato in questi anni eh, due tipologie di schede. Sicuramente la Ferrari, chiamiamola così, delle schede audio, e quindi parliamo di DigiGram. E poi per cercare di dare un occhio anche alla qualità, ma soprattutto a un prezzo più contenuto, siamo andati sulle Marian Audio e quindi tutta la linea, sia analogica che digitale, della, della Seraf Audio. Di recente abbiamo introdotto anche tutti quei protocolli di comunicazione per far lavorare il DJ Pro, sia in Dante oppure anche con Axia. Quindi eh, chi ha già voglio dire digitalizzato parte dello studio eh, è possibile. Possibile, voglio dire, lavorare anche in, con questi protocolli e eh, in questo sistema. Per quanto riguarda le strutture che vengono create all'interno della radio, si parte da una configurazione minima che può essere quella della, della web radio, quindi della piccola radio locale che ha soltanto uno studio di un air. Quindi, una sola postazione di lavoro fino ad arrivare a strutture più eh, organizzate dove ci possono essere più studi di registrazione o di on-air stesso, o anche più postazioni dove vengono svolte le attività quotidiane dell'emittente, quindi la programmazione, l'inserimento canzoni, eh, la cura del database e, cosa importante per la sopravvivenza di tutti, anche la schedulazione della parte eh, pubblicitaria. Chiediamo una piccola cosa, quando parliamo di DJ Pro parliamo di DJ Pro che a sua volta può essere rafforzato in termini software Chiaro. da due altri eh, importanti strumenti che sono DigiWeb per la programmazione musicale. E Ramcom invece per la gestione della pubblicità e del business pubblicitario. Eh, di queste cose ci occupiamo per chiarezza anche ai nuovi partecipanti in altri webinar. Quindi certo. questo rimaniamo focalizzati Sul, diciamo, diciamo, no. sull'ossatura sulla principale del DJ Pro. C'è certo. eh, un ultimo tema, eh, Cristiano, grazie per essere con noi, che è quello degli split. Perché immagino che tra i certo. clienti che ti chiamano che vogliono avere delle soluzioni d'axe tecnologici certo. siano a volte richieste anche sugli split assolutamente sì perché una tipica esigenza del mercato italiano è quello di poter splittare appunto il segnale eh, soprattutto nei momenti eh, della pubblicità quindi il DJ Pro è dotato di sistema di splittaggio e consente appunto la possibilità di, di fare questo abbiamo un'esperienza ormai consolidata Uh, per lo spettaggio pubblicitario con emittenti che addirittura contano, abbiamo un gruppo radiofonico del Veneto che addirittura conta, correggimi Gianluca, 81-82 spettaggi pubblicitari, qualcosa del genere. Qualcosa del genere, detenti, esattamente. Sì. Quindi, questo per dire che è anche un altro punto di forza, perché ovviamente ci sono tantissime realtà come, come le vostre che hanno questa necessità tecnica. Molto bene. Uh, Cristiano, uh, altri suggerimenti che possiamo dare? Magari ai clienti anche nel contattarti? Mm, nel senso che quando i clienti ti chiamano, immagino che ti presentano un po' la loro soluzione, la certo, sua situazione. Una volta che ovviamente c'è l'esigenza di andare a guardare altri sistemi di messa in onda o. Per lo meno di ampliare per chi ha già DJ Pro il sistema di messa in onda in uso, ovviamente vengono raccolte quelle, tutte quelle informazioni eh, che sono appunto da parte vostra, quindi le vostre esigenze tecniche e operative, e dopodiché, in base a questa intervista, eh, viene stilato quello che può essere una prima proposta preliminare da, 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 da presentarvi. Cosa diciamo così a conclusione voi ci spostiamo sulla parte tecnica, perché, sennò, si diventa troppo noiosi. <ride> Poi eh, già alcuni clienti dicono che magari sono un po' logorroico, quindi non, non vorrei, non ben vorrei anticipare questi commenti. <ride> sono i servizi di post vendita, quindi una volta che diciamo così, Access Technology consegna una soluzione, qualunque essa sia, quindi solo software oppure soluzione chiave in mano comprensiva anche di hardware, ovviamente proponiamo sempre i nostri servizi di post vendita che sono da un lato l'installazione training on site per... Eh, Formare e andare a configurare a casa del cliente il sistema che andiamo a proporre. Dall'altro la teleassistenza software. Che cos'è la teleassistenza? È un contratto annuale che noi proponiamo, eh, verso il quale il cliente per un canone annuo e fisso, che è ovviamente una percentuale in rapporto le licenze o alla licenza che viene acquistata sempre di software parliamo e il cliente ha diritto ad infinite chiamate eh, al nostro supporto tecnico eh, per ricevere appunto assistenza di ogni, di ogni di ogni genere noi ci colleghiamo da remote in team viewer con le macchine in questione per assistere alle problematiche che possono sorgere durante eh, i momenti di lavoro e eh, Cosa molto importante, all'interno di questo canone annuale gratuitamente sono inclusi anche tutti gli aggiornamenti, quindi la possibilità di avere gratuitamente sempre un sistema aggiornato. Quindi, questo è sicuramente fondamentale. E siccome lo sviluppo, tra poco ne parliamo con Gianluca, di DJ Pro, è abbastanza frequente, esattamente, per certi anche cambiano, tempioso. purtroppo il mondo dell'informatica cambia in modo veloce, cambia il sistema operativo, cambiano i driver delle schede audio, eh, nuove tecnologie di cui parlavamo all'inizio, quindi Dante, Axia, IP Driver, eccetera, che fino a un anno fa non c'erano. Quindi mantenere un, un sistema continuamente aggiornato è sicuramente... Un punto di forza e anche questa è una garanzia che Axel Technology dà di continuità eh, verso i propri clienti, verso il proprio mercato, di avere sempre un prodotto che è update per il momento. Insomma. Benissimo. Cristiano, grazie. Grazie a tutti voi, agissimo. buon lavoro e spero di sentirvi. Lasciamo a lasciamo i tuoi ricapiti in modo che chi volesse può contattarti l'email. Beh, sì, sicuramente, a parte il numero di telefono di Axel, poi digitando l'interno 1 per passare all'ufficio commerciale, oppure la mia mail che è cristiano.cinelli@axltechnology.com. Grazie Cristiano, buon lavoro. Grazie. grazie a te. Ciao. Ciao. Bene, abbiamo ha avviato anche grazie a Cristiano un pochettino la, la comprensione e la chiacchierata con, su DJ Pro e a questo punto a mio fianco c'è Gianluca, Gianluca Murru Ciao a tutti che sostanzialmente è uno, anzi sei il DJ Pro specialist essenzialmente Diciamo della, così, diciamo così. all'interno dell'azienda Gianluca interviene adesso un attimo qui all'inizio poi si sposterà nella sua area supporto che è a 50 metri da qui e ci proietterà eh, il DJ Pro e ci avvierà con una demo a conoscerne le parti essenziali. Sì. Cosa possiamo aggiungere di conoscenza preliminare su DJ Pro rispetto a quello che abbiamo già visto con Cristiano? Abbiamo un po'... Sì, dunque Cristiano è stato già abbastanza esaustivo. Quello che possiamo ancora aggiungere è, sono le potenzialità eh, del sistema DJ Pro, nel senso che oggi appunto come già stato anticipato mostreremo soltanto la suite DJ Pro. Eh, attorno poi ruotano un insieme di software satellite che ne amplificano diciamo così le potenzialità e c'è anche da dire appunto che il DigiPro poi ha tutto un suo sistema di ehm, struttura eh, basato su server client per cui ehm, poi lo vedremo eh, successivamente eh, mi consente di avere un server principale e eh, n client collegati allo stesso, allo stesso dato, per cui io da eh, più macchine contemporaneamente posso lavorare e ciò che creo, inserisco, modifico in una postazione è immediatamente disponibile anche nelle altre. Eh, con la possibilità poi di avere ovviamente anche delle, ehm, dei server di backup o comunque dei, ehm, degli storage di backup, per cui se ehm, ci fosse mai un qualsiasi problema, eh, che sul server principale oppure sulla rete, eh, per cui improvvisamente, diciamo durante la notte, succede qualcosa, il DJ Pro ha anche la potenzialità di poter eh, commutare ehm, il, il dato dal server principale a un server secondario oppure direttamente a un backup locale. Per cui abbiamo anche la possibilità insomma, di gestire anche il cosiddetto disaster recovery, cioè. Eh, poter eh, appunto sopperire ad eventuali malfunzionamenti del sistema. Benissimo okay. ehm, Scusate piccola nota di colore eh, vedete nello sfondo il nuovo logo di Axel Technology sì, esatto. eh, con un bel messaggio molto impegnativo che ci siamo tutti assunti Axel Tech The shape of broadcasting to come vogliamo decisamente metterci al servizio del presente dei nostri clienti radio ma anche del futuro degli certo. stessi eh, peraltro vi comunico, era qui fino a poco fa il nostro Nicola Molfese, che è qui in azienda da due sì. mesi, che si occupa di, di marketing, e vi annuncio che ci sarà ehm, entro al massimo dieci giorni il nuovo sito di Accel Technology Online arricchito di ulteriori informazioni. Io direi Gianluca, se tu sei d'accordo, sì, mi metto ti in postazione di lì e, e aspetto... dai una voce quando sei arrivato e ti commuto in modo che il video possa la, la base possa partire da te. A ti ringrazio poco. tantissimo per essere Beh. venuto qui, almeno a farti vedere, perché dopo Gianluca lo sentiremo soltanto, non lo vedremo. Ehm, e quindi sostanzialmente era dal mio punto di vista doveroso almeno anche presentarlo. Eh, un'altra persona con cui alcuni di voi sono in contatto e che purtroppo oggi non può essere presente perché è malato e cui vorrei rivolgere un saluto è Valerio Sibilla. Valerio Sibilla è il responsabile dello sviluppo software all'interno dell'azienda, eh, un'area che poi vede anche coinvolta un'altra figura eccellente in azienda che è Marco Branzanti e ehm, sostanzialmente il compito di Valerio è coordinare un gruppo di 9-10 Ehm, programmatori che sviluppano il software di Axel, che non sono soltanto appunto nel campo radiofonico, anche nel campo televisivo, dove abbiamo XTV e tutta un'altra serie di prodotti di grande uso nazionale e internazionale, ma Valerio purtroppo non può esserci. Dopo chiederemo a Gianluca, quando sarà giunta impostazione verso la fine, anche quelli che sono stati gli sviluppi degli ultimi anni, perché c'è da dire che nella gestione che poi ha preso di questo software direttamente Axel dentro di sé sono state impresse notevolissime aree di cambiamento e anche di, di innovazione. Quindi diciamo che poi Gianluca ci darà eh, una mano da questo punto di vista. Gianluca, Eccomi qua, sono arrivato. Perfetto, io a questo punto ti commuto, assegno a te il ruolo di relatore. Tu dovresti confermare di condividere lo schermo e tra poco dovremo vedere ehm, il tuo schermo. Ok, condividi. Dovresti vedermi adesso. Perfetto, vediamo la videata del, del DJ Pro. Eh, scusami Gianluca, le mie ultime parole, nel senso di introduzione, sì. mh, abbiamo pensato con Gianluca, cioè, francamente l'ho pensato, e l'abbiamo poi condiviso, eh, di fare una, come dire, anche per i nuovi che vediamo essere presenti, eh, potenziali utilizzatori, una descrizione delle componenti salienti del DJ Pro, poi sì. passeremo all'onere. In tutto questo vi ricordo le regole sono sempre quelle a parte questa introduzione, e vi ringraziamo per la pazienza, potete interrompere e fare domande quando volete e anche nella sì. seconda parte del webinar, magari dopo questa prima introduzione che Gianluca gentilmente ci fa eh, entrando nel software, potete anche fare domande molto tecniche, molto approfondite, non c'è ovviamente alcun problema, siamo qui apposta Chiaro. per voi. A te Gianluca. Ok, perfetto. Eh, innanzitutto quello che vedete adesso è soltanto la schermata. Faccio un'altra premessa. Eh, questa che vedete è la schermata della versione ancora, quella corrente del DJ Pro Classic. Vedete qui sopra appunto il, il logo in alto con la scritta Classic. A breve dovrebbe esserci, ci sarà, non dovrebbe esserci, ci sarà una nuova versione del DJ Pro. Ehm, restyle eh, non soltanto dal punto di vista grafico ma anche della, ehm, delle funzioni e della eh, diciamo così della ehm, riorganizzazione del software eh, quindi adesso vi mostro la versione per come è adesso e eh, alla fine vi mostrerò diciamo così verso dove stiamo andando eh, però comunque diciamo che le funzionalità saranno esattamente eh, le stesse saranno sempre le stesse eh, quindi Subito per iniziare, come potete vedere dalla schermata principale, il DigiPro ehm, è basato anche sull'utilizzo degli utenti. Quindi avete la possibilità, eh, per quanto riguarda la gestione del software, di crearvi quanti utenti volete, associando a ciascuno una password, e per ciascun utente decidere cosa è in grado di poter fare. Quindi, adesso io entrerò con l'utente administrator, che è quello che appunto mi consente di fare tutto. Ma ehm, la prima cosa da sapere è che avete tre livelli di utenza: il primo appunto è il tipo amministratore che vi permette di fare tutto quanto, il secondo l'utente user che vi permette di eh, accedere ai vari moduli e poter inserire, modificare, cancellare ehm, eh, i vari dati, eh, però senza poter quindi accedere ai setup. È l'utente di tipo guest che vi permette semplicemente di accedere, visualizzare, ascoltare, ma non modificare assolutamente niente. Adesso, appunto, entrando con l'utente admin, per il momento senza password, perché è il mio PC, quindi faccio quello che mi pare, e vi mostro il menu principale, che è quello, appunto, che, eh, diciamo così, vi si presenta quando avrete, avete la prima installazione del DJ Pro. Quindi avete, avrete un modulo che gestisce eh, ehm, specificatamente le canzoni quindi un modulo appositamente per i brani un altro modulo per tutte le altre categorie audio che non sono brani e pubblicità eh, un modulo per la programmazione eh, poi vedremo in, la differenza tra questa programmazione e poi spiegherò un pochettino anche la, molto brevemente la, le la potenzialità invece del digiver che è quello il modulo avanzato un modulo anche qui per la pubblicità molto base e un modulo Avanzato per la gestione e la generazione dei notiziari. E, ovviamente il modulo per la diretta, un modulo per il setup eh, delle varie dirette, perché avrete la possibilità di eh, gestire eh, differenti eh, dirette, una diretta, ad esempio, per la messa in onda principale, una diretta solo per l'emergenza, una diretta per fare i test, oppure differenziare le dirette a seconda degli studi, e così via. Un visualizzatore dello storico del trasmesso, che quindi vi consente di tenere sotto controllo cosa è stato trasmesso in passato e vedere anche ehm, poter vedere se eh, in onda sono stati inseriti o cancellati manualmente dagli utenti, da chi era in onda appunto in quel momento eh, degli elementi. Un audio browser che in realtà eh, di solito viene nascosto. Questo lo mostro io. Ed è un visualizzatore avanzato che serve per la ONER e poi una sezione per gli strumenti dell'amministratore, eh, dove appunto ci sono tutti eh, quei tool che consentono all'amministratore, in questo caso del DJ Pro, di stabilire gli utenti, di mh, avere funzioni di controllo delle varie parti del software eh, e di manutenzione del sistema. Eh, partendo dal modulo delle canzoni. Abbiamo eh, un menu principale eh, che appunto mostra eh, la possibilità, innanzitutto, di poter importare eh, nel database del DJ Pro. In questo caso, massivamente eh, dei file eh, da cartella, da um, chiavetta USB o da CD, se li avete su CD. Cosa importante da sapere del DJ Pro è che eh, quando voi lavorate con gli audio eh, che siano canzoni o che siano jingle o che siano basi, eh, quando importate un audio nel DJ Pro, il DJ Pro ne fa una copia dedicata, la salva in una cartella eh, predefinita per ciascuna categoria di audio differente ehm, e lavorerete sul sulla copia salvata del DJ Pro. Quello che voglio dire è che quindi non andrete mai a lavorare sul, eh, soft, sul file originale, cioè questo vuol dire che non è come un WinAmp che appunto ehm, lavora direttamente sui, sui file creando un link al file stesso, semplicemente ogni volta che voi importerete un, un audio in DJ Pro ehm, lavorerete sulla copia. Durante l'import avrete la possibilità anche di dire di convertire il file che state importando in un formato ben preciso, che stabilirete eh, in fase di configurazione del DJ Pro, quindi potrete decidere che tutti i file che importate saranno eh, MP3, 320, 44 100 stereo, ad esempio, potrete durante l'import regolare il volume, quindi normalizzare in questo caso, normalizzare tutti, tutti gli audio a meno 1, facendo un esempio, addirittura potrete, se volete, eh, rimuovere quel bianco che si trova di solito in testa in coda ai file che prendete di solito dai cd o comunque che, che si scaricano da internet. E una volta insomma, che avete impostato queste funzioni, semplicemente eh, si va a cercare il vostro, la vostra chiavetta USB o comunque i. La vostra cartella che volete importare, semplicemente selezionate quello che volete importare e importate. Eh, in questo caso, ehm, scusate il gioco di parole, è importante anche ehm, il ruolo dei tag all'interno dei file. Eh, nel momento in cui il DJ Pro importa un file mp3, in questo caso, utilizza anche i tag del file stesso. Per cui se... Il, I file che importate hanno già il titolo, l'artista, la, eh, la categoria l'anno. Il DJ Pro utilizzerà questi, fa, questi dati per riempire alcuni dei campi del suo database. Niente, ovviamente poi vi vieta di modificare i dati che sono stati importati dalla, dal DJ Pro. Adesso non, faccio, non eseguo l'import per velocizzare eh, le operazioni. Ehm, questo era l'import wizard per i file, o abbiamo ovviamente anche, diciamo così, non, eh, non più utilizzato molto il, uh, il software, il tool per l'import da CD. Quindi in questo caso se avete un CD eh, con tracce audio, lo inserite, eh, vi, vi apparirà l'elenco delle tracce qui sulla sinistra, tramite il pulsante che sto visualizzando adesso, che sto selezionando adesso, se la macchina è collegata in internet avrete la possibilità di eh, poter controllare sul CDDB, che è un database gratuito online, eh, se il, vedere se il, se il software riesce a eh, trovare i, le informazioni relative al CD che state importando e quindi automaticamente il software scaricherà dalla, dalla rete eh, eh, le informazioni sul titolo, l'artista l'hanno... La label e così via. In modo tale che così quando importerete, allo stesso modo verranno già compilati i dati relativi. Eh, anche qui potete eh, decidere in questo caso il formato eh, per l'importazione. Adesso, io qua ho soltanto impostato MP3 e Wave, il DJ Pro ad oggi può gestire non soltanto i WAV, gli MP3, gli MP2 e gli MPG, ma con l'utilizzo delle librerie BAS che abbiamo introdotto. Da un po' di tempo a questa parte avrete anche la possibilità di utilizzare i diciamo così i formati di, di nuova generazione, chiamiamoli, anche se sono da un bel po' che girano: come i Windows Media Audio, i FLAC, eh, gli MP4 e così via. E, e quindi potrete prelevare questi file e importarli o suonarli addirittura in onda direttamente. Eh, per comodità diciamo così del software, noi tendiamo sempre a convertire tutti i file in un unico formato giusto per avere uno standard all'interno dei database. E una volta insomma, importato tutto quanto, adesso vi mostro il, eh, un database: questo è il database delle canzoni. Poi, diciamo così, tutti i vari database si comportano allo stesso modo. Quindi, anche per i jingle, per i programmi, avranno lo stesso funzionamento. Quindi un database che in questo caso vi mostra alcuni campi eh, disponibili, in questo caso è una vista ehm, di default che mi mostra un, il titolo, l'artista, la categoria e altri campi, campi come l'attacco, l'intro, lo stacco e così via. Tutti i database, le tabelle possono essere ordinate eh, per i vari campi, basta, basta cliccarci sopra, quindi si ordina a seconda del campo su, sul quale clicco, si clicca una seconda volta. Eh, L'ordinamento è quello inverso: eh, posso addirittura eh, cliccare su, in questo caso, sulla categoria, ordinare per categoria, e poi col tasto destro cliccare su artista e creo un sottordine, In questo modo, tutta, tutte le canzoni della categoria rock che sto vedendo in questo momento sono ordinati anche per artista. E, mh, questa è appunto la vista di default, posso creare differenti viste. Dal setup per cui posso decidere quali sono i campi che voglio visualizzare eh, nella mia tabella. Per cui in questo caso, ad esempio, mostro una vista chiamata Anno Here dove ho il titolo dell'artista, la categoria, l'anno e se c'è ehm, un dato nel campo, nel campo Voice. E poi va bene, ho fatto questa cosa un pochettino pesante dove ho differenziato i colori eh, per le righe pari e le righe disperi e anche il testo. Ritorno sulla vista di default. Ehm, per ciascun elemento, quindi entro dentro una canzone per mostrarvi la maschera di eh, editing. Ehm, I campi in blu sono i campi richiesti. Quindi, diciamo così, ogni volta che dovete inserire o editare per la prima volta un brano, dovete almeno compilare eh, questi campi in blu. Eh, in realtà compilerete soltanto il titolo l'artista e la categoria. Gli altri campi, come la fonte, il codice e il file, verranno automaticamente compilati dal software stesso. E, mh, nella parte sotto avete tutta una sezione che riguarda la programmazione. Quindi, diciamo così, eh, verrà utilizzata in fase di programmazione, che può essere sia la programmazione di base che vedremo tra poco, che la programmazione avanzata. Del Digior, per cui io stabilisco per ciascuna canzone la nazionalità, eh, in quali giorni, mesi, ore il ehm, in questo brano può o non può andare in onda. Per cui, se questo brano non voglio che vada in onda il sabato e la domenica, spunto eh, i giorni prestabiliti. Eh, mi mostra gli ultimi eh, le ultime quattro. Eh, volte in cui questo brano è andato in onda, giusto per darmi un'idea della rotazione del brano, e poi ho alcune funzioni avanzate per cui posso stabilire il BPM del brano eh, e dare delle informazioni, umore, energia, livello eh, di cui decido io il significato, sono io che decido che cos'è per me l'umore, l'energia e il livello di un brano. Queste informazioni poi, appunto, come di vi dicevo, potranno essere utilizzate dal DigiWare, il uh, software avanzato di schedulazione, per poter, eh, in fase appunto, di selezione del brano, eh, scegliere appunto, una, utilizzare appunto una selezione più profonda. Ehm... A parte questi campi, che sono i campi di default che vi vengono, eh, diciamo così. Eh, resi disponibili nel momento in cui viene configurato e installato per il volta il DigiPro, eh, avrete altri 20 campi eh, personalizzabili, quindi gestiti dall'utente stesso, per cui potrete aggiungere ulteriori informazioni relative a ciascun brano. Eh, in questo caso io ho, ho, ho semplicemente inserito un campo per una seconda categoria, che quindi anche questa qua potrò utilizzare in fase di programmazione, potrò creare delle sottocategorie per cui posso dire che questa... Eh, canzone di categoria blues eh, è una per me una canzone gold io sto usando nel mio DJ pro una categorizzazione eh, diciamo così strana rispetto alla, alle, alla normale categorizzazione delle, delle radio degli utenti radiofonici quindi non, non sto usando il hit recurrent eh, gold e così via ma eh, comunque giusto per farvi capire in questo caso eh, ho la mia canzone che è come prima categoria blues e come sottocategoria gold quindi mentre in cui andrò a eh, programmare le mie canzoni nello schedulatore potrò dire mi scegli mi tutte le, le canzoni di categoria blues ma che sono anche gold e quindi andrò anche qui sempre a, a scegliere più profondamente il, um, il tipo di canzone che voglio trasmettere in un determinato orario, a un determinato clock e, oppure posso creare appunto in questo caso dei menu a selezione multipla in cui vado ad, ad esempio ad impostare dei periodi di validità per cui posso dire questa canzone è valida da questa data a questa data oppure dei menu a tendina per cui dico questa è una canzone con voce maschile e anche questa mi servirà appunto in fase di eh, schedulazione e così via e quindi ho 20 campi eh, disponibili, diciamo così, per personalizzare eh, ancora di più la, 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 la categorizzazione del, dei miei audio. Questo vale sia per le canzoni che per gli altri, le altre categorie audio. E inoltre ho altri eh, tre campi per questi audio cosiddetti aggiuntivi, per cui posso associare a ciascuna canzone eh, tre ulteriori audio, eh, vi faccio un esempio: ho il, Luca Carboni che mi viene in, in radio a, a live a fare un'intervista. Durante la sua intervista registra un bianco che dice: Ciao, sono Luca Carboni, anch'io ascolto Radio Axel. Eh, questo file lo associo come introduzione a tutti i brani di Luca Carboni, per cui in fase di programmazione eh, scrivo quando... Mandi in onda una canzone di questa categoria che ha l'introduzione, mi eh, mandi in onda anche l'introduzione prima della canzone. Per cui ogni volta che andrà in onda una canzone di Luca Carboni si sentirà la sua voce che può andare anche eh, sovrapposta all'intro del suo brano che dirà appunto con i saluti di Luca, di Luca Carboni appunto, e poi partirà eh, la canzone stessa. E nelle note posso scrivere, queste si compilano automaticamente, ma poi posso fisicamente scrivere eh, altri dati che possono essere informazioni sul cantante, sulla canzone stessa, questi dati potranno poi essere visualizzati ehm, in onda dallo speaker, eh, per cui potrà appunto in fase di annuncio o di disannuncio parlare appunto della, della canzone stessa o dell'autore stesso. E, nei dati extra posso associare un'immagine alla canzone per cui Apparirà nel, nel, nella schermata di Unair una thumbnail che mi mostra appunto magari la cover del brano. E poi abbiamo, vabbè, questo è un campo royalty che è stato aggiunto recentemente da richiesto da un cliente. Questo è in fase più che altro di eh, compilazione dei registri. Per cui eh, in questo caso ci sarà un, un una stampa personalizzata che mostrerà appunto a, che appartengono le royalty di questo brano in questo caso. E, quindi questo anche per dirvi che eh, il DJ Pro eh, nasce con dei campi, con delle, con delle funzioni, ma man mano che eh, diciamo così, eh, le richieste eh, eh, e le esigenze dei clienti cambiano, eh, possiamo tranquillamente appunto aggiungere e modificare il software in modo appunto da venire incontro alle esigenze sia del mercato che del cliente specifico. E dopo questo, appunto, abbiamo poi il software di eh, gestione dell'audio, della traccia audio eh, in questo caso del brano, eh, che eh, fondamentalmente serve eh, per la marcatura eh, dell'audio. In questo caso io con, questo, con il recorder, con questo software, innanzitutto imposto i punti di attacco, stacco, intro e outro del brano, punti eh, appunto, che verranno utilizzati in fase di emissione in onda. Appunto, in questo caso ho deciso che la canzone ha un attacco molto eh, diciamo così, eh, vicino al, all'inizio del file stesso, per cui inizierà eh, a 12 centesimi dopo l'inizio vero e proprio del file ha un intro di 17 secondi e 52, questo poi vedrete, vedrà visualizzato in onda, per cui lo speaker in onda sa che può parlare per circa 17 secondi sull'intro del brano prima che appunto il cantante inizi a cantare. E poi un punto, in questo caso, di stacco con, con mix out, e in questo caso vuol dire che il brano arriverà a questo punto, inizierà a sfumare e l'elemento successivo partirà. Da questo punto, quindi sulla sfumata del brano eh, precedente, quindi si sentirà appunto un mix in, in fase di messa in onda. Ehm, ci sono alcuni eh, tool a parte appunto i valori, i, i punti di attacco, stacco, intro e outro, altri tool che possono essere utilizzati direttamente per modificare l'audio, eh, quindi il file stesso, che sono dei, eh, dei tool di taglio. Per cui posso decidere usando questi pulsanti di tagliare eh, ciò che c'è prima dopo, oppure selezionando un elemento, una, una parte del file, eh, tagliare ciò che ho selezionato. Eh, però diciamo che in, se si vuole utilizzare un editing più avanzato, il consiglio è sempre quello di utilizzare un software de dedicato come Adobe Audition, piuttosto che Cool Edit o Soundforge o come tanti altri, quello che mh, si può fare direttamente da, da recorder in questo caso è eh, col, collegare il software di editing a questo pulsante. Per cui cliccando su questo pulsante mi si aprirà Adobe Audition, ad esempio, con già questo file caricato dentro. potrete fare tutti i lavori che vi servono. Nel momento in cui salvate in Adobe e chiudete, automaticamente i salvataggi li troverete già qui sulla all'interno appunto del DJ Pro. Eh, ci sono eh, inoltre tutti questi strumenti sulla destra che sono quelli che riguardano la registrazione diretta di un audio, quindi non tanto per le canzoni ma diciamo così per le altre categorie che possono essere i programmi o comunque i bianchi che poi andrete a utilizzare eh, in fase di eh, programmazione, quindi avete la possibilità prima di registrare di ascoltare se il livello d'audio che avete nell'ingresso utilizzato, ehm, la possibilità di aumentare se eh, l'audio è troppo basso da mixer, aumentare con del guadagno il livello audio, quindi il guadagno da software, e mh, con, questo, eh, con questa funzione posso, nel momento in cui parte la registrazione, sovrascrivere il file esistente oppure se voglio registrare in momenti differenti eh, eh, il mio audio, quindi aggiungendo parti allo stesso audio impostando questo, questa funzione overwrite off io inizio a registrare una cosa, stoppo quando sono pronto, mi posiziono in fondo a ciò che ho registrato, rinizio la registrazione quindi aggiungo man mano audio a ciò che sto registrando ehm, ed ho anche appunto un controllo del bianco per cui anche se premo il tasto rec eh, la, la registrazione non parte fino a che il livello audio in ingresso non è superiore, nel mio caso a meno 36 dB quindi queste sono le funzioni, diciamo così, principali del mio recorder ehm, per la, la gestione della parte audio, della traccia audio. Detto questo, ho altre funzioni eh, nel database che mi consentono, ad esempio, di: vabbè, ehm, questo serve a inserire uno nuovo, cancellare dei file, preascoltare un audio. Eh, con un piccolo player senza dover entrare nel recorder, e la possibilità di duplicare il dato di un brano, qui ad esempio se voglio duplicare questa Don't Cry degli Iron Horse, scusate, ho premuto il tasto sbagliato, con questo pulsante io duplico il brano, in questo caso duplico la, ehm, il dato, quindi avrò eh, due elementi. Che puntano esattamente allo stesso audio. Avrò quindi, diciamo così, il vantaggio è che questa, questo secondo brano, chiamiamolo così, gli, po gli potrò cambiare i vari campi: tipo la categoria, un mettere un di differente attacco stacco. Quindi usare, diciamo così, una versione differente dello stesso brano. Che, che andrà in onda in modalità, in modalità differente. Però, continuerà a puntare sempre allo stesso, allo stesso file. Ehm... Ho la possibilità di esportare eh, dei brani, adesso ho la possibilità ecco, anche di effettuare ehm, selezioni multiple eh, dei miei dati, per cui posso modificare eh, contemporaneamente per più dati la, la categoria, l'artista, il filtro della programmazione e così via, oppure con questo pulsante eh, copiare tutti gli elementi in una, mia, in una cartella. E mh, quindi verranno salvati questi file eh, eh, in una cartella e verrà da dato il nome del file il, come nome, l'artista e, e il titolo. Inoltre, quando eseguo questa eh, copia, verrà salvata un file XML all'interno del quale ci sono tutti i metadata di questi, eh, di questi dati qua. E A cosa serve? Serve se per caso un'altra emittente che usa il DJ Pro. Eh, Potrò importare questi brani nella seconda emittente eh, copiandomi anche tutti i valori di attacco stacco, categoria e così via. Quindi non dovrò reinserire una seconda volta eh, tutti i dati adesso, qua non faccio niente, non importo. Ehm, ok. Queste diciamo così sono le funzioni che ho in, ciascun, in ciascuna tabella effettivamente. Quindi, anche se vado in questo caso nella gestione delle categorie audio dove in più ho anche eh, un elenco di tutte le categorie che finora ho creato, queste sono le mie in questo momento, eh, ne dice però posso creare quante categorie ho voglio, ho un setup a categorie nel quale io posso in qualsiasi momento aggiungere ulteriori categorie, quindi se voglio fare una nuova categoria, ad esempio eh, che chiamo mh, eh, interviste, qua gli do un nome di tabella. In descrizione, scriviamo in maiuscolo, interviste. Eccola qua, se esco mi ritrovo già appunto la categoria Interviste pronta. E come vi dicevo, comunque la gestione delle categorie ehm, sono come per le canzoni esattamente nello stesso modo, quindi comunque sempre delle tabelle, sempre le stesse. Funzioni che sono presenti anche eh, nel, eh, nelle canzoni, abbiamo aggiunto in più recentemente nuove, alcune nuove funzionalità, queste perché sono state richieste da vari clienti, abbiamo anche qui dato la possibilità per ad esempio anche i jingle decidere eh, di decidere appunto se eh, ad esempio determinati jingle possono andare o meno in onda in alcuni periodi della, della settimana o del giorno o comunque dell'anno, dell e dare la possibilità per l'audio che in questo caso mando in onda di essere trasmesso in loop fino a che l'operatore lo, in onda non lo skippa, eh, essere gestito come intervento che è una di quelle funzionalità speciali del, delle categorie di GePro per cui io posso decidere che un audio eh, trattato come intervento vada in onda sull'intro o comunque a cavallo di due audio sovrapposto e, e gli audio sui quali il, questo intervento andrà in onda eh, si abbasseranno di livello in modo tale che sentirete appunto eh, questo audio. Eh, Diciamo così in primo piano, questo diciamo, serve soprattutto per simulare la presenza di uno speaker in onda, anche, anche se appunto non c'è, eh, e quindi posso diciamo così, registrare i miei bianchi in anticipo e, e poterli eh, programmare eh, appunto, in modo tale che la mia voce vada in onda sull'intro di una canzone, anche se appunto non sono presente eh, in studio. Ehm, abbiamo aggiunto questi altri due campi che sono durata dinamica e stacco dinamico. In realtà do, durata dinamica esisteva già, eh, ma bisognava digitare a mano eh, dei dati nella descrizione. Per cui, con la durata dinamica, io posso dire per, quei, per quegli audio, come ad esempio i notiziari che scarico da internet, che ovviamente hanno, hanno una durata che varia di giorno in giorno, posso dire al, al, alla air questo audio. Eh, ha una durata dinamica, vuol dire non devi guardare quando trasmetti questo audio qual è lo stacco che è impostato, ma ogni volta ti vai a leggere la durata effettiva del file. Quindi, impostando questo, dico appunto alla diretta di controllare ogni volta la durata effettiva dell'audio. Oppure, eh, oppure, anzi, in aggiunta posso anche impostare uno stacco dinamico per cui se questo audio ha una sfumata di 3 secondi, ed ha quindi anche una durata dinamica, eh, la diretta controlla appunto la durata del file e imposta automaticamente uno stacco di tre secondi prima della fine del file, in modo tale che abbiate anche una sfumata eh, prima appunto che, che, che il file finisca. Quindi ho anche la possibilità di impostare uno stacco dinamico a seconda della sfumata che ho impostato all'audio stesso. Questi, ripeto, sono dei nuovi... Delle nuove funzioni che abbiamo aggiunto abbastanza recentemente. Inoltre, nell'Audio Manager ho la possibilità di gestire le funzioni di tastiera, la cosiddetta Jingle Machine che troveremo in onda, che consente appunto di eh, creare delle gingoliere eh, fino a 100 differenti jingoliere come vedete. Eh, ciascuna delle quali io decido esattamente qual è l'audio che voglio associare eh, per ciascun pulsante, ne avete 21 a disposizione e posso, e posso decidere ad esempio se questa, questa si chiama jingle ma ne prendo un'altra che chiamo basi ad esempio dove vado a selezionare la mia categoria basi dove metto base 1 selez basta selezionare e poi cliccare sul pulsante Predefinito base 4 e base 5 e poi dico che queste basi quando le eh, trasmetterò dalla gingoliera andranno in onda in loop, quindi possono essere anche basi di 10 secondi che verranno loopate fino a che appunto non skipperò l'elemento ehm, della tastiera. In questo caso, quindi da questa sezione io mi gestisco anche le mie tastiere che poi vedremo adesso in onda e poi anche il segnale orario, quindi mi posso personalizzare il segnale orario, per cui posso gestirmi molto facilmente il mio segnale orario in che modo? Mi registro separatamente ehm, 24 file, eh, uno, eh, uno per ciascuna ora del, del, del giorno, quindi eh, proprio registro con la mia voce il file che dice è l'una, sono le due, sono le tre e così via, li salvo in, una, in un percorso, in una cartella, allo stesso modo mi registro i 60 file dei minuti, quindi registrerò E01, E02, E03 e così via. Mi imposto una base di sottofondo e poi sarà la diretta che nel momento in cui voi schedulerete il file o lo metterete in scaletta, nel momento in cui la diretta manderà un del file in base all'ora in cui verrà trasmesso, preleverà il corrispettivo file dell'ora del minuto lo metterà sulla base e sentirete in onda appunto il segnale orario corretto. Eh, questo è il primo metodo. Ci sono altri metodi che consentono, ad esempio, invece di, di registrare i file e eh, il, il segnale orario in un unico file, magari non eh, tutti i minuti del giorno, ma magari soltanto quelli che vi interessano, quindi attorno all'orario in cui siete sicuri che manderete in onda il segnale orario e quindi potrete anche registrare, ad esempio prima o dopo diciamo così, eh, la voce del segnale orario, anche uno sponsor che dice questo segnale è offerto da, e quindi potrete aggiungere anche una sponsorizzazione al segnale orario stesso. E potete creare differenti segnali orari, quindi con voci differenti o con sponsorizzazioni differenti, e programmarli eh, appunto nello schedulatore avanzato, in questo caso. Bene. Ok, queste diciamo così sono le funzioni avanzate. Eh... Gianluca permettimi sì. solo un attimo eh, sì. eccellente per me chiarissima presentazione sì. mi auguro eh, complimenti altrettanto anche da parte di chi ascolta vediamo se su questa sezione che è più appunto sì. dell'inserimento, della gestione dell'audio se abbiamo delle domande dai partecipanti permettetemi solo di salutare anche Walter Mondino da Controradio che ci ha mandato anche un saluto in chat e che in contraccambio prima era in webcam adesso no ma eh, ci fa piacere che comunque siate collegati e che così diate segno anche della vostra presenza. Eh, ci sono alcune domande sulla parte audio o possiamo passare a quella della programmazione? A voi. Non vedo. Ah, Valentino sì. eh, Circa la cancellazione di un brano duplicato, si sì. può duplicare l'audio di un brano in caso di cancellazione dopo un periodo dello... della coppia, eh, sì. cioè. Eh, mh, si può creare caos se si cancella cioè... no in que okay. questo caso no perché nel, in fase di cancellazione questo è, è voluto eh, in realtà noi non cancelliamo mai gli audio cioè nel momento in cui io ho eh, inserito un brano o un, o un jingle comunque una qualsiasi categoria nel momento in cui vado a cancellare quel dato da un database in realtà io cancello soltanto il dato nel database l'audio fisicamente resta nella cartella, quindi se ovviamente ho due o, più audio due o più dati associati allo stesso audio, non mi creo il problema. Ovviamente, eh, se cancello appunto un dato e, e l'audio resta nella cartella, quindi eh, diciamo così: ho, eh, facciamo proprio l'esempio eh, pratico. Andiamo in canzoni in questo caso: brani. Quindi io adesso avevo don't cry, ad esempio, don't cry questo numero 10. Ok. Esatto. E, mh, se fate caso, vedete questo, questo è il codice 0012462, corrisponde allo stesso codice del don't cry che ho copiato. Ok. E que questo è lo stesso, anche lo stesso nome file. Quindi io questo qui lo cancello, lo posso tranquillamente cancellare. Eh, mi resta comunque il file audio. Quindi questo don't cry. Che era diciamo così, l'originale, e ancora il file audio associato. Quando il file audio non è associato troverete che la scritta è rossa, quindi ve ne accorgete anche quando entrate in una, eh, nella, nella, nel record di una, di una canzone. Se l'audio è mancante, vedrete eh, la, la scritta del file in rosso. Eh, se vado a cancellare anche diciamo l'originale, eh, il file 12.462.mp3 continua ad esistere. Però cosa, cosa vuol dire? Che io comunque ho un file che non è più associato a niente, quindi in realtà non lo sto utilizzando, eh, sto creando tra virgolette della spazzatura, cioè, quindi ho dati, eh, file non associati a nessun dato che non sto utilizzando. Esiste una funzione negli strumenti dell'amministratore che ogni tanto, eh, quando volete, insomma potete andare ad utilizzarla, vi consente di andare a cercare in tutte le cartelle, per varie categorie, quali sono i file che non vengono più utilizzati e quindi poterli pulire, oppure riascoltare e dire, ah cavolo, questo qua mi serve di nuovo, per poterli quindi anche reinserire. Quindi diciamo che eh, quando cancelliamo un dato nei database non cancelliamo mai il file audio, a meno di credo che ci sia un parametro ben preciso che consenta di farlo, però è pericoloso da quel punto di vista. Quindi non lo cancelliamo mai. Eh, però possiamo in qualsiasi momento andare a vedere e a trovare quei file audio che non sono più associati a niente. Ehm, scusami, Gianluca, intervengo per sì. segnalarti una domanda che è arrivata in chat da Sandro, sì, sì. che salutiamo di Radio Domani, che chiede se volessi cancellare sia file fisico nell'hard disk e anche i dati giusto per far pulizia. Dice sì, esatto, esatto. esatto. Era quello che stavo dicendo: Era, è questo, diciamo per non doverlo fare ogni volta, eh, semplicemente avete questa funzione che si chiama. File senza dati, questo qua, dove praticamente io mi posso, dec posso decidere a seconda della, della, della categoria, quindi posso cercare solo per le canzoni o, o per gli audio o per tutto, lui mi farà la lista dei file che non hanno ehm, il dato associato e potrò decidere che cosa fare. Così, eh, al contrario, ho anche la, la, la scelta di dati senza file, la possibilità di cercare se ci sono dei record nelle varie tabelle che magari non hanno fatto file o perché qualcuno l'ha cancellato distrattamente o perché magari ho inserito il dato, mi sono dimenticato di inserire il file e così via, quindi ho anche ovviamente la, la funzione eh, opposta, diciamo così. Bene. Eh, ci sono altre domande? L'ultima sulla... cosa, poi giuro Prego, che... Mancherebbe. Ci mancherebbe. Mi è capitato recentemente in, nel Digiware mi legge... Un artista che avete citato prima, eh, Luca sì. Carboni, mi, sì. mi, mi vede due volte il brano Happy. Me lo segnalo sì. uguale. Non ho... Sono andato a vedere nel DJ Pro, dico, ne sì. cancello sì. uno, cerco di capire nel DJ Pro c'è soltanto una volta e ci sono un paio di canzoni. Adesso un Happy di Luca Carboni e un altro. e cercavo di capire se era conseguenziale al fatto che magari abbiamo cancellato un po' di, di copie di brani appunto per quello. Sì. Magari se. È liberato il numero, adesso non so quale può essere la procedura se ci sono due cose o, o perché nel no, eh, mi appare una volta Luca Carboni con Eppi, mentre eh, nel DigiUr me lo vede doppio quello è un... Mm. No, no, in teoria no, perché il DigiUr in questo caso, ogni volta che tu eh, apri un, eh, sia, diciamo così la gestione dei clock, sia eh, un giorno generato che quindi hai sulla destra eh, il database delle canzoni, in realtà lui ogni volta si va a rileggere il database del DJ Pro e quindi ricaricare sul da, dal lato suo eh, le canzoni. Se tu vedi due canzoni in DJ, non le vedi nel DJ Pro, c'è da vedere invece il lato DJ se c'è da fare magari una manutenzione dei database del diger che magari non si riescono ad aggiornare correttamente. Probabilmente è quello perché no, diversamente non me lo so spiegare. Insomma due, tre sì, can sì, sì. Non è. Diciamo così, non è in questo caso eh, associato al fatto che tu magari hai cancellato un file doppio, diciamo, un, file, un dato doppio nel DJ Pro, mentre nel DJ eh, lo vedi ancora doppio. Non deve essere assolutamente così. ok grazie Prego. Valentino, ti ricordo che puoi sempre rivolgerti anche direttamente al supporto. Assolutamente cioè, possono entrare nel tuo DigiWare e sistemare il problema. Va grazie. Di... No, mi è venuto in mente perché avete citato Carboni, sì. che, <ride> che è così, mi è rimasto un po' lì. L'importante è che citando altri artisti non vengano fuori una cascata di altri problemi. Ora no, no, no. Che... Sono un paio di canzoni che. In... La finestra, appunto, dal digital mi appare doppia, sono andato a vedere quasi in tempo reale, ma me li sono segnati. Ma di Se là ho soltanto una volta. Non capisco. Cercavo di capire il sì, forse e... con una e... il... Proviamo tutto ma quelle le guardiamo volentieri, va bene. Allora, io eh, vorrei passare a questo sì. punto, con la... il permesso di tutti, alla fase più eh, diciamo della parte di programmazione musica o comunque programmazione e di pubblicità, con la premessa dovuta. Eh, sì, esatto. che già Valentino ci ha in qualche modo ricordato che esistono software a integrare le funzioni diciamo di base che sono nel DJ Pro quindi per la programmazione della musica c'è DigiWare per la programmazione della pubblicità c'è Ramcom esatto. e, e quindi attenzione quello che avete nel DJ Pro è un modulo assolutamente base che per radio web e per radio come dire eh, molto semplici può essere sufficiente ma che nel nostro piccolo al mondo del broadcast radiofonico raccomandiamo sempre di integrare scusa Gianluca a te sì. Ok. Allora, andiamo appunto nella fase di programmazione, in fase di programmazione appunto è un modello, diciamo così, un modulo base, ma che comunque vi consente anche di gestire molto facilmente la programmazione in questo caso. Per cui abbiamo tre livelli, chiamiamoli così, di programmazione, programmazione musicale, programmazione eventi e programmazione giorni. Poi abbiamo una programmazione sequenze che non è una vera e propria programmazione, ma vedremo adesso. Uh, si parte con la programmazione musicale, che è in pratica il tappeto musicale dell'emittente: cioè cosa il, la diretta deve suonare quando non c'è altro di programmato. Quindi, diciamo così è la programmazione che riempie sempre e comunque le 24 ore e mh, la gestione è molto semplice. Eh, come eh, in questo caso, come l'ho impostata, io, ovviamente. Essendo la mia radio l'ho impostata molto, in modo molto, molto semplice. Partendo da domenica è una, una programmazione a base settimanale. Quindi vuol dire che si ripete di settimana in settimana e, e gestita con punti ora. Quindi, eh, creo molto semplicemente dei punti ora a partire dai quali io ehm, trasmetto decido di trasmettere di comunicare alla playlist una piccola sequenza che la, che la playlist deve generare, che la diretta deve generare. E in questo caso, a partire da domenica a mezzanotte, dico alla diretta, mi devi mettere in scaletta uh, una canzone di categoria rock, una canzone pop, un jingle, una hip hop, una rock, un jingle e una dance. Eh, quindi sto eh, programmando per categorie. Eh, mi dà in questo caso il, il, il software una durata media quindi mi sta dicendo che con questa lista ho riempito bene o male 20 minuti e, e come funziona quindi la diretta a partire da mezzanotte inizierà a mettere in scaletta in scaletta questa sequenza una volta che avrà scelto ran, random con un random eh, come si dice ragionato eh, avrà scelto random queste eh, questi audio per categoria quando avrà finito di suonare questa sequenza, siccome non c'è altro in lista, ripeterà questa sequenza in loop, quindi di nuovo ris risceglierà una canzone rock, una pop, una jingle e così via, fino al prossimo puntore. Quindi, in questo caso, da mezzanotte alle 8 utilizzerà questa semplice sequenza, dalle 8 alle 3 del pomeriggio. In questo caso gli ho detto di scegliere una canzone eh, top 50, in questo caso tra le 50 più trasmesse della mia emittente, quindi in questo caso due canzoni tra le top 50 e un jingle. Quindi diciamo così, a partire dalle 8 in poi mi suonerà due top 50 e un jingle, fino alle 3 del pomeriggio. Dalle 3 del pomeriggio in poi due rock e una reggae, senza jingle ad esempio. Okay, quindi semplicemente impostando dei, mh, eh, come si dice, delle regole molto semplici, io in pratica riempio la mia giornata ehm, essendo sicuro che la diretta avrà sempre qualcosa da suonare. Eh, in questo caso, questa ultima sequenza la suonerà per tutto il resto della giornata perché non ho altro programmato per la domenica, quindi fino a lunedì. Dopo dove ho di nuovo a mezzanotte un'altra sequenza, e quindi in questo caso ho semplicemente creato la mia programmazione musicale. Okay? Io l'ho fatta molto semplice, ovviamente si può fare più complessa allungando la, la sequenza anche fino ad un'ora, ad esempio, eh, in modo tale da fare, diciamo così, una rotazione eh, più complessa, eh, ma non è necessario appunto riempire 24 ore di programmazione in questo caso. Eh, non so se è tutto chiaro fino, fino a qua. Assolutamente. Ok, quindi questa è la programmazione in base eh, settimanale musicale. Eh, poi ho la programmazione eventi che ha priorità sulla programmazione musicale. Quindi cosa vuol dire? Sempre in base settimanale, quindi anche questa è da domenica a sabato e si ripete di settimana in settimana. Eh, qui semplicemente io vado a programmare. Quegli, quegli eventi che sono fissi durante la mia settimana, che quindi possono essere i segnali orari, le pubblicità, i programmi, i notiziari e così via. Quindi in questo caso cosa succederà? Eh, facciamo l'esempio, ogni domenica alle 15 la ehm, programmazione in, inserirà in scaletta al, al passo numero 1 il segnale orario, attenderà che l'elemento in onda finisca. Di, appunto di essere trasmesso suonerà il segnale orario non c'è altro continuerà con la programmazione musicale quindi la programmazione eventi praticamente viene inserita in scaletta in tempo reale in base all'ora in cui è programmata quindi se prendo un altro ad esempio alle 7 del mattino ogni domenica ho segnale orario seguito da notiziario quindi anche qui la sto facendo molto semplice posso con, eh, aggiungere man mano elementi alla mia programmazione eh, per punto ora quindi se dopo ad esempio il, il notiziario ho un programma vado ad aggiungere magari prima del programma un jingle ben preciso questo quindi sarà sempre lo stesso jingle e poi un programma ben preciso Led the music play per cui, che dura in questo caso 17 minuti e 29. Per cui, ogni domenica alle 7 verrà inserita in scaletta segnale orario, notiziario, jingle e programma. Questa sequenza verrà trasmessa. Finita la sequenza, siccome non c'è altro, la diretta suonerà di nuovo la programmazione musicale fino alle 8, in cui verrà inserito il segnale orario e così via. Quindi molto semplice. Eh, c'è da dire che se la mia programmazione è uguale eh, di giorno in giorno, quindi ciò che ho programmato il lunedì è uguale anche agli altri giorni. Io semplicemente prima mi creo la programmazione del lunedì e poi semplicemente mi copio la programmazione dell'intero giorno anche sugli altri giorni. E quindi insomma molto velocemente io mi, mi modifico la programmazione di un giorno e poi me la copio, eh, me la copio sugli altri. Quindi molto velocemente. E, e quindi questa è la programmazione Eventi, che, quindi, come dicevo, viene ripetuta di volta in volta. Quindi vuol, vuol dire che il mio eh, notiziario del mattino eh, lo registro eh, magari prima delle sette, lo registro alle 6 del mattino, va in onda, e poi lo devo riregistrare per il giorno dopo prima che vada in onda il giorno dopo, okay? perché è sempre lo stesso file che mando in onda. O oh, poi la programmazione giorni, che è pratica... ha la stessa priorità della eventi, però ha il vantaggio di poter scegliere esattamente la data in cui trasmettere, programmare un determinato evento. Quindi un evento che andrà in onda soltanto in quella determinata data a quell'ora. Quindi, ad esempio, se voglio programmare, eh, dunque, oggi è il 25, domani il 26, 10, 2018 alle 17.30 un determinato programma che si chiama One Minute World News, questo programma andrà in onda soltanto verrà inserito in scaletta eh, domani alle 17.30 verrà trasmesso e poi non verrà più riutilizzato perché, appunto, ho semplicemente impostato una data in cui questo programma verrà eseguito. Eh, L'altra diciamo programmazione che ho, che appunto diciamo non è una vera propria programmazione, è, eh, mi consente di creare delle sequenze per cui semplicemente io creo una lista di elementi. Eh, ad esempio, qua ho creato una lista di canzoni, 10 canzoni che ho chiamato Top 10, quindi semplicemente mi sono andato a scegliere eh, dal mio database brani 10 canzoni che sono la mia Top 10 di questa settimana. L'ho chiamata appunto Top 10, quindi ho il vantaggio di avere questa sequenza che si chiama Top 10, che posso modificare di settimana in settimana, e poi questa sequenza la trovo in, ad esempio, la metto in programmazione eventi al sabato quindi vado a sabato alle ore eh, 17 no, che ora l'avevo messa? non lo ricordo più non l'ho messa allora vado sabato alle ore 17 inserisco la mia sequenza top 10 per cui questa sequenza mi andrà in onda sabato a partire dalle 17. Quindi ho il vantaggio che so che ogni sabato c'è questa sequenza. Io non dovrò fare altro che andare in programmazione sequenza e di volta in volta cambiare questa sequenza qua, modificarla. La stessa sequenza la posso ovviamente replicare anche la domenica alle 10 del mattino. Eccola qua. Quindi la stessa sequenza che ho trasmesso il sabato la ritrasmetto anche la domenica alle 10 del mattino. Quindi semplicemente io mi modifico la sequenza e la posso ritrasmettere più volte in determinati eh, giorni della settimana in, det in determinati punti ora. In più ho come strumento, questo lo posso usare sia nelle sequenze ma anche nelle altre programmazioni, il DJM Track, che è questo editor multitraccia che è presente anche nel DJW nello schedulatore avanzato che mi consente di eh, visualizzare in un multitraccia, in questo caso la sequenza che ho creato. Adesso posso anche allargare tutto schermo in modo tale che lo vedo meglio. Eh, questi sono brani che non hanno ancora la traccia generata e la forma donna generata la posso generare anche in tempo reale. E posso andare, avvicinandomi a ciascuna traccia, andare a modificare i punti di attacco e stacco di ciascun elemento, in modo tale che quindi posso andare a eh, modificare punti di mix. Di ciascuna auto soltanto per questa sequenza, quindi per questa programmazione i valori originali di età, stacco, non vengono toccati per le singole canzoni nel database originale. Quindi vuol dire che quando andrò a riprogrammare quella stessa canzone da un'altra parte eh, utilizzerà i valori originali. Quindi col multitraccia io posso anche preascoltare esattamente come andrà in onda questa sequenza quando la trasferirò in scaletta, in playlist. L'altra cosa interessante da dire è che per quanto riguarda la programmazione sia delle sequenze ma anche la eventi e la musicale del eh, DJ Pro, la modifica eh, non ha necessità di salvataggio, nel senso modifico una programmazione, è salvata in tempo reale, quindi io posso anche programmare un evento che andrà in onda tra un minuto, quindi io faccio una modifica qua sulla mia macchina, eh, la posso pro programmare qualcosa, ad esempio sono le... 11 e 18 di giovedì io qua creo un nuovo punto ora 11 e 20 inserisco un programma e questo programma adesso ho fatto solo questo non devo fare altro questo programma l'11 e 20 verrà inserito in scaletta in diretta questo perché appunto c'è la comunicazione server client, per cui il mio client scrive su un server, la diretta legge sullo stesso server e la diretta legge eh, ogni minuto la, la programmazione, quindi controlla ogni minuto se la programmazione è stata modificata, per cui io posso anche quasi in tempo reale cambiare la programmazione che verrà letta dalla diretta eh, e aggiornata quindi eh, quasi contemporaneamente. Gianluca, credo che la parte di programmazione sia. Essenzialmente sì, esatto, spiegata. esatto. Eh, permettimi eh, di sì. dire e di raccomandare, a parte la tua eccellente presentazione anche su quest'area, che sì. normalmente le stazioni, diciamo medie o eh, di dimensioni anche più grandi, eh, desiderano un controllo delle rotazioni, dei parametri esatto. di programmazione molto approfondita. E su esatto. questo abbiamo appunto Digiver che. Potrete seguire se volete in, una, in un altro webinar che si terrà eh, tra poche settimane, oppure potete anche chiederci volentieri una demo. E siamo ben lieti di eh, mostrarvi come DigiGuard trasforma anche DigiPro in un super sistema eh, con il da, da grandissimo controllo, esattamente da, eh, nel, nello spirito di esaudire assolutamente tutti i vostri desideri di programmazione, anche più dettagliati. Okay. Eh, ma siamo a modulo pubblicità, direi. Sì, se questo lo farò molto velocemente in, in quanto anche questo modulo è molto, molto semplice e appunto abbiamo il Rancom che diciamo, eh, gestisce la, la pubblicità in maniera avanzata. Eh, il modulo pubblicità molto semplicemente ehm, ha una tabella nella quale eh, sono inseriti i singoli spot dove semplicemente dovrete definire eh, qual è il nome dello spot qual è il file relativo allo spot, qual è la categoria dello spot stesso, e in quali giorni della settimana lo spot può andare in onda, qual è il periodo di messa in onda dello spot, data di inizio, data di fine, e poi potrete decidere fino a 20 punti ora di ehm, messa in onda dello spot. Quindi diciamo che in questo caso, con questo modulo, voi potrete trasmettere lo stesso spot per un massimo di 20 volte al giorno. Inoltre, queste 20 volte al giorno, queste, queste, gli orari che sceglierete eh, per lo spot sono fissi, nel senso che eh, in questo caso lo spot Coca-Cola andrà in onda tutti i giorni della settimana sempre agli stessi orari. E se voglio variare eh, in questo caso lo spot della Coca-Cola dovrò inserire un nuovo record sempre con lo stesso spot e variare gli orari. E, e cambiando magari il giorno della settimana, quindi diciamo dov dovrò un po' arrangiare per fare una specie di rotazione eh, manuale. E, una volta che ho stabilito eh, quali sono eh, i miei giorni, i miei punti ora per ciascuno spot, in base alla categoria. Poi, se proverò ad inserire, ad esempio, lo spot della Pepsi con la stessa categoria, e nel momento in cui andrò a salvare il programma mi starà dicendo: Attenzione, esiste già uno spot. Della stessa categoria nello stesso punto, ora e vi chiedere appunto se siete, se siete sicuri di inserirlo oppure no. Avrete quindi la, la possibilità di cambiare orario per, per la Pepsi in modo tale che Pepsi e Coca non vadano nello stesso, negli stessi cluster, altrimenti lo lasciate, eh, lo lasciate nello stesso cluster. Una volta sì, che non so... la, notizia, la buona notizia, permettimi, è che se avrete Pepsi Coca, dovreste avere anche il budget per avere rampole. Perché tocchettati con gli spot. Diciamo di sì. E, quindi una volta che avrete eh, inserito tutti gli spot con i, i, i vari orari e il periodo di programmazione, avrete in pratica una eh, scaletta che vi verrà mostrata qua in previsione settimanalmente, in base al giorno scelto adesso ovviamente che vi mostra il giorno odierno ma se eh, imposto 05 11 2018 automaticamente mi può mostrare anche la settimana successiva e così via e dove vi mostra appunto quali sono gli spot giorno per giorno ora per ora e il, come stanno ruotando ecco. una volta che ho questa, diciamo così questo schema L'unica cosa che viene richiesto di fare di giorno in giorno è il cosiddetto invio dati. Io, premendo questo pulsante, eh, decido eh, di esportare la mia programmazione partendo da oggi fino al 30, per cui comunico alla Playout la programmazione fino al 30 di ottobre. Ehm, potrei anche esportare una programmazione per un mese, non ha molto senso perché di solito eh, come sapete, come ben sapete la programmazione pubblicitaria varia continuamente anche di giorno in giorno quindi di solito è sufficiente esportare il, la programmazione di domani eh, per, per oggi, per oggi la programmazione di domani in modo tale che poi eh, man mano che durante il giorno modificate riesportate soltanto quello che vi serve questo è appunto la, il modulo pubblicitario, molto semplice quindi diciamo che viene solitamente usato sì, dalle web radio perché magari non hanno una gran bisogno di rotazione o, delle, o da quelle radio comunitarie che effettivamente non, non la usano come pubblicità, ma appunto ci in, eh, mettono, diciamo così, ci inseriscono ad ore prestabilite i loro, i loro spot, oppure addirittura al, al, per quelle radio ehm, eh, diciamo così, che vengono utilizzate all'interno dei centri commerciali o dei negozi per cui inseriscono. Ad uh, ore prestabilite i loro, loro promo e così via. Io penso Quindi. che eh, il modulo successivo potrebbe invece interessare a questo punto tutte le fasce dei nostri partecipanti, che è sì, quello sì. appunto della, delle news. La gestione sì, dei esatto. notiziari, oltre ad essere un obbligo per, per, cer per certuni, se non per tutti, eh, è anche una modalità molto, molto interessante di gestione. Esatto. Sì, il modulo notiziari vi consente di creare gestire, creare, registrare eh, un pacchetto notiziario, nel senso ho la possibilità eh, di ehm, registrare i, le mie notizie, i miei bianchi ehm, separatamente e montare i miei bianchi all'interno di un notiziario che ha una sigla iniziale, una base di sottofondo e una sigla finale. Ehm, quindi diciamo così la creazione del notiziario è suddivisa in tre fasi la prima, questa nella sezione notiziari mi creo l'edizione, mi creo il contenitore adesso ne apro uno a caso, questo morning news dove in pratica decido, do un nome al, alla mia edizione eh, decido scegliendolo dalla categoria sigle dell'audio manager qual è la mia sigla iniziale quindi in questo caso ho scelto questa, Axel News con base ad esempio, e la inserisco. Allo stesso modo scelgo una sigla finale, ad esempio questa, e scelgo una base di eh, sottofondo, ad esempio questa qua, Base News 6 Minuti. Alternativamente alla, ehm, a questa scelta di sigla iniziale base, posso eh, addirittura... Eh, scegliere una sigla che ha anche la base collegata per cui ho la possibilità di stabilire all'interno dello stesso file aprendo in questo caso il recorder e caricando questa qua che è la mia sigla iniziale con base adesso eh, la, vado ad la vado ad ascoltare diciamo così so già comunque dov'è eh, dove devo mettere il punto Inserendo questo punto di intro vado a definire all'interno del suo file dove finisce la sigla e dove inizia la base. Quindi, in pratica, dove la notizia, la voce dello speaker, dovrà iniziare ad andare in onda. Ehm, in questo modo, diciamo così, creo un effetto più artistico: non si sentirà la separazione tra fine sigla e inizio base. Quindi, diciamo che questa parte, questa base qui sotto, posso anche non inserirla. Quindi ho Definito qual è eh, la mia sigla, la mia base, sigla iniziale, sigla finale, la mia base. Una volta che ho questo pacchetto, io posso tranquillamente andare nella sezione notizie e registrare le mie notizie. Quindi con il recorder ins ins inserisco la mia notizia, che può essere sport. Facciamo un esempio: sport eh, calcio. Vado con il mio recorder a registrare la mia notizia. Quindi in questo caso registro effettivamente appunto quello che dovrà andare in onda, quindi sto eh, appunto registrando la mia notizia. Finisco di registrare, la riascolto, la taglio e così via. Eccola qua. Quindi eh, posso decidere se separare le varie notizie oppure. Registrare un unico file con tutto il notiziario dentro. Okay? Qui, sta, eh, qui sta a voi appunto decidere cosa è meglio. Eh, molto spesso eh, si preferisce registrare un unico file perché così poi è più semplice successivamente eh, sovrascrivere l'unico file e non dover ogni volta rinviare i dati. Adesso vedremo. Eh, quindi ho registrato tutte le mie notizie, vado terza fase, composizione. Nella composizione, scelgo appunto la mia edizione Morning News, e decido quali notizie inserire, inserire nella mia edizione. Quindi, c'erano già queste tre: Hello, House Market e Parents Help. Doppio clic aggiungo anche sport calcio. Una volta che ho deciso qual è la composizione del mio notiziario, quali saranno le notizie che andranno in onda. Invio il dato alla diretta dati inviati correttamente eh, dal punto di vista tecnico che cosa ho fatto? ho creato un file di tipo testo all'interno del quale c'è scritto qual è la sigla iniziale, qual è la sigla finale qual è la base e quali sono le notizie all'interno eh, la diretta leggerà semplicemente questo, questo file quindi anche in fase di programmazione dico in programmazione dirò a quest'ora mi eh, eh, programmi morning news la diretta saprà che quando dovrà mettere in onda Morning News dovrà utilizzare quella sigla, quella base e metterci sopra quelle notizie. Ogni volta che eh, cambierò il contenuto dell'edizione, quindi non mi serve più questo, ad esempio, lo sto eliminando soltanto dall'edizione, non lo sto eliminando fisicamente dall'elenco delle notizie, quello resterà sempre uguale. Metterò ad esempio Coming Soon e lo sposto e lo metto qui, dovrò rinviare nuovamente il dato. E invece, se decido di utilizzare un unico file per tutte le notizie, quindi registro in un unico, unico file tutte le notizie, una di seguito all'altra, ho la comodità che l'unica cosa che dovrò fare, di giorno in giorno, o comunque a seconda dell'edizione, sarà quello di entrare in notizie e sovrascrivere sempre stesso, lo stesso file. E non dovrò modificare né la composizione né la programmazione quindi la diretta semplicemente prenderà il notiziario con la notizia aggiornata non so se sono stato abbastanza chiaro. Assolutamente mi okay. sembra una funzione molto interessante questa. Abbiamo domande da parte dei sì, nostri collegati? Leggo, leggo la, la domanda la rec delle news è sul file sono in bianco sul file con la base no, la rec delle news sono in bianco quando vado a registrare queste news qua non sento la base sotto. Quindi io registro semplicemente il bianco. Se dovessi fare invece una registrazione con la traccia della base sotto, allora in quel caso, eh, diciamo così, non si utilizzerebbe più il diciamo così questa, questa modalità. A questo punto posso addirittura già montare, visto che sto usando un programma di. Di montaggio come dopo Audition, monto già la sigla iniziale, la sigla finale, la base sotto e ci registro sopra la mia voce. Eh, allora in quel caso non mi serve effettivamente l'utilizzo del News Manager, ma posso crearmi nell'Audio Manager una categoria chiamata Notiziari, dove mi registro, eh, diciamo così, il file già montato e lo, e lo mando in onda in questo modo. Ehm. Quindi sì, diciamo che in questo caso c'è bis bisogno quindi di un editor come Adobe Audition per poter gestire il multitraccia, ecco in questo caso. Bene, um, io poi colgo l'occasione anche per salutare, anche se tardivamente, il nostro Alessandro Faraò, il maggiore, che sì. è voluto lasciarci per, una, per un impegno, ma ci ha fatto piacere vedere comunque il suo saluto. Eh, non so eh, Gianluca, cosa dici? Facciamo sì. uno switch finalmente sulla parte on air? Sulla... Sì, Passiamo adesso alla parte on air. Um, la qua. Ecco così siamo finalmente dopo tanti preparativi. Ok, siamo finalmente eh, come dire, su, su, in onda. Siamo finalmente diciamo con con il nostro sistema ready to go. Intanto Radio Onda Ligure, visto che ha fatto una domanda, il tipo di database che utilizza il DigiPro? Il DigiPro utilizza i database di tipo DBF. Vi mostro anche tecnicamente, adesso... Adesso vi mostro la cartella. Questa è la cartella... In cui vengono salvati tutti i database del DJ Pro. Sono database di tipo dbf, ad esempio, il database delle canzoni è questo, si chiama canfonti.dbf. A ciascun database è solitamente associato l'indice. Niente, è molto semplice, quindi anche la gestione nel caso si dovesse fare una... Di solito quando si fa anche una sincronizzazione dei dati... Eh, si copiano i dati da un server primario a un server secondario, semplicemente basta fare la copia delle cartelle da un, da un disco all'altro e ho anche quindi eh, portato, eh, trasportato, diciamo così, il contenuto della mia radio ehm, su un server secondario o su un disco locale. Eh, abbiamo anche, eh, come si dice, la gestione SQL dei database, la stiamo continuamente testando prima di rilasciarlo. Ovviamente, ehm, se si dovesse incriccare il database, si può ricoprire in qualche modo? Sì, incriccare. Allora, eh, solitamente il DBF non si incricca, nel senso, ehm, e salvo rari casi, ma effettivamente non mi viene in mente adesso da quanti anni... Non, non, non mi ricordo un database corrotto, un DBF corrotto. Solitamente si rovinano gli indici del database, che sono quelli che eh, gestiscono l'ordinamento del database stesso, cioè l'indice è quello che in pratica ehm, vi consente di ordinare le tabelle per titolo o comunque fare le ricerche. Ecco, non vi ho mostrato. Il, il metodo di ricerca all'interno di un database lo possiamo anche vedere qua direttamente nella maschera di diretta. Eh, possono essere gli indici che sono quelli che si rovinano o si appesantiscono. In quel caso, eh, gli indici sono tranquillamente cancellabili anche manualmente e si ricreano tramite lo strumento di manutenzione che è presente all'interno di ciascun modulo o nello, negli strumenti dell'amministratore del DG Pro. Quindi, semplicemente gli indici possono tranquillamente essere ricreati in qualsiasi momento. Eh, diciamo che è quello la, il punto che potrebbe ogni tanto eh, creare dei problemi e solitamente li crea quando ci sono problemi di rete quindi la rete non è molto veloce o c'è stato un improvviso mancamento della rete per cui l'indice si rovina però ripeto eh, basta semplicemente effettuare una manutenzione e gli indici vengono ricreati senza nessun problema e, ovviamente l'altra L'altro accorgimento è quello di effettuare costantemente almeno una volta al giorno di solito una sincronizzazione dei dati su un server di backup tramite un software come il viceversa, ad esempio, che è quello che usiamo di solito, per cui nel caso dovesse proprio esplodere il disco principale il disco primario, comunque avete un disco di backup che vi consente di recuperare tutti i dati al massimo, avete perso un giorno di lavoro. Ok, poi eventualmente ritorniamo su quella. Su mi questa piace parte che mi riguarda, mi, mi spiace, non ci sia Valerio Sibilla che ha malato, il nostro sì, sviluppatore, sì. che magari ci avrebbe dato anche una data per il rilascio dell'SQL, SQL, o meglio, gliel'avremmo estorta con la pistola sulla tempia sì, Esatto, perché esatto. Qui si tratta di estorsione. I, gli sviluppatori non dicono mai quando, quando può accadere una cosa. Ehm, allora, questa invece è la maschera di diretta. Avete appunto sulla sinistra la playlist. In questo caso basata sulla mia programmazione musicale, nel, nel caso in cui aveste appunto la programmazione avanzata Didger eh, avreste caricato tutto il palinsesto delle 24 ore. E volendo, lo posso generare intanto un palinsesto Didger mentre vi parlo, così almeno vediamo anche come si comporta la diretta col palinsesto Didger. Eh, va bene, comunque, intanto andiamo avanti. Eh, L'elemento in onda appunto è quello al passo 1 la diretta vi dà varie informazioni tipo appunto quanto dura l'elemento l'anno della canzone in questo caso di quanto è l'intro e qua anche vi dicevi dovrebbe dire quando è, quando è stato programmato in questo caso 0000 vuol dire che appunto la mia programmazione musicale eh, è il clock della mezzanotte e quando, è, quando è andato in onda ed effettivamente quando è stato eh, quando è partito e, count up count down eh, quindi so che fra 3 minuti e 16 secondi finirà la canzone, partirà l'elemento successivo, in quanto in questo momento la canzone è in modalità automatico. E, se fossi in modalità manuale, invece, eh, la diretta si fermerebbe al momento in cui finisse la canzone, in questo caso Hero of the Day, visto che la modalità man manuale di solito comporta la presenza di un operatore in onda che quindi de decide quando fermare o far partire eh, gli elementi successivi eh, quindi in modalità manuale la diretta si ferma ad ogni fine di elemento in modalità automatica va in onda costantemente eh, continuando a trasmettere gli elementi in scaletta anche se dovessi cancellare tutti gli elementi in scaletta viene rigenerato un una se mini sequenza appunto basata sulla programmazione musicale. Questo appunto per dire che la diretta eh, non eh, si ferma mai, continua ad andare in onda 24 ore su 24. Quindi non avrete mai, diciamo così, un momento in cui eh, eh, ci sia della, del, silenzio, del silenzio in onda, un fermo in onda. Ehm, per ciascun elemento appunto vi viene eh, mostrato... La, in base appunto a quello che sta succedendo la prossima eh, quando la, la previsione di trasmissione di quindi quando rinonda la prossima, i, i prossimi elementi eh, ho la possibilità di preascoltare un audio prima di trasmetterlo ed eventualmente cambiare il punto di stacco o di attacco eh, dell'audio stesso per cui posso decidere questo brano, Living on a Prayer, lo mando in onda eh, ridotto perché eh, non ho abbastanza tempo e voglio mandare in onda una, parte, un, una versione ridotta della, del brano stesso. Posso preascoltare come, come mixa il, il brano con il successivo eh, in base al, al, al punto di stacco che ho impostato e posso valere al volo anche la, il mix out e Quindi questo brano Livina Prayer andrà in onda con questo attacco e questo stacco solo per questa volta. Quindi, diciamo che eh, la modifica del punto di attacco e stacco e di mix out eh, può essere fatta in tre momenti differenti: cioè, il primo, quando inserisco il brano nel mio database, il secondo, mentre lo programmo eh, appunto in fase di programmazione, il terzo, è quando sono in scaletta e decido al volo di cambiare il valore di attacco e stacco e di mix out e Posso eh, cambiare anche il valore di mix out direttamente da, questo tasto da questa tasto. Funzione da questa funzione, eh, se devo inserire qualcosa eh, di nuovo in scaletta, o per, ciascun, per ciascuna posizione il tasto di inserimento. Per cui entro in brani, ad esempio, cerco per artista: quindi non so, Guns N Roses. Inizio a digitare Guns vedete che qua mi scrive sotto cosa sto digitando, quindi il programma automaticamente si posiziona in tempo reale sul primo elemento che ha, inizia per GAN basandosi sull'artista, quindi cerco ad esempio Switcher Domain e la inserisco in scaletta. E se provo ad inserire ad esempio di nuovo una canzone, cerco in questo caso eh, Best of You dei Foo Fighters, prova ad inserirla il programma mi avvisa perché mi dice attenzione la canzone è già in palinsesto al passo numero 5 la vuoi inserire sì oppure no lo stesso controllo lo fa anche per le canzoni e gli artisti appena trasmessi L appena trasmessi vuol dire sono io che decido nel setup della diretta eh, qual è diciamo così eh, il controllo temporale che La diretta deve fare. In questo caso io l'ho impostato di due ore. Per cui se provo a inserire una canzone, un artista che è andato in onda nelle due ore precedenti, il programma mi avvisa e mi chiede se voglio inserirlo o meno in scaletta. Quindi ho anche questo controllo. Eh, L'inserimento come l'ho fatto per la, la canzone, ovviamente lo posso fare per tutte gli altri eh, le altre categorie audio. Qui al momento. Abbiamo in rosso le categorie di default, quelle che sono sempre presenti e in nero le categorie che io posso inserire dal setup del DJ Pro. Quindi, siccome io posso creare anche centinaia di categorie eh, nell'Audio Manager, ho la possibilità poi tramite varie pagine di inserire tutte le categorie che mi servono in onda. Quindi al momento io adesso sono sulla pagina 0 e queste sono le mie eh, categorie principali. Eh, ecco una cosa che non vi ho eh, detto eh, prima, eh, come ehm, ehm, ci sono due categorie speciali nell'Audio Manager, nel DJ Pro. Una è la categoria degli interventi, quella appunto che vi dicevo consente al DJ Pro di eh, mandare in onda un audio eh, a cavallo tra due elementi, ad esempio questa eh, categoria che, che si chiama Elisa Voice. È composta tutta quanta da interventi che vanno in onda, tipo in questo modo, li ho impostati in modo che vadano in onda sull'intro dell'elemento. In questo caso, ad esempio, Best of View non ha intro, questo intervento andrà in onda con una base sotto. Quindi, ad esempio, se invece lo sposto qui, questo intervento che dura 59 secondi andrà in onda per la prima parte su una base e per gli ultimi 13 secondi sull'intro di Saltance on Swing dei Dire Straits. Quindi questa appunto è il, la prima categoria, diciamo così, che ha una funzione speciale. La seconda categoria che ha una funzione speciale è la categoria dei comandi, che quindi in realtà non è una categoria audio, è una categoria che vi consente di eh, mettere in scaletta dei comandi per la diretta oppure, eh, dalla diretta verso elementi esterni quindi io in diretta posso dire posso dire la diretta adesso ti metti in automatico adesso ti fermi adesso ehm, eh, mandi in onda un segnale esterno oppure adesso comandi la grafica di, eh, del visual radio eh, cambiando appunto il logo e così via quindi tramite la categoria comandi io posso fare un'enormità effettivamente di eh, azioni all'interno della diretta stessa o verso altri eh, apparati o altri software sia nostri che di terze parti. Posso commutare delle matrici e così via. O in questo caso, ad esempio, ho detto delle, la diretta che è nella saletta demo eh, lì da noi, la voglio mettere in automatico. Quindi faccio partire la diretta dall'altra parte, oppure la voglio mettere in manuale e così via. Quindi, insomma, ho una serie di comandi che mi consentono di. Ehm, appunto, comandare altri, altri elementi e, e in automatico quindi decidere quando eh, effettuare determinate azioni. Quindi, diciamo ecco, se mh, avete delle esigenze particolari eh, da far eseguire la diretta in modo automatico, le si imposta in questa categoria specifica, mm, ok, a parte questo, eh, cosa abbiamo? Eh, per, sempre per gli elementi in scaletto, ovviamente come posso inserire un elemento lo posso anche cancellare utilizzando appunto il tasto di cancellazione. Li posso ovviamente posizionare come voglio con il drag and drop. Altra cosa che posso fare, che di solito non si fa, ma mettiamo un esempio, eh, che eh, eh, ho, ho appena effettuato un'intervista eh, diciamo al, al primo ministro. Eh, devo farla sentire molto velocemente non ho tempo di andare in produzione montarla in un notiziario la voglio far sentire subito arrivo con la mia chiavetta USB la attacco alla macchina del PC alla macchina della diretta, scusate eh, ce l'ho qua una chiavetta USB ma forse non ho niente dentro e eh, va bene, faccio finta che, che è questa T prendo il file lo trascino direttamente sulla scaletta e lo suono, quindi ho anche la possibilità di suonare un file in diretta da un disco esterno per intenderci in tempo reale. Ovviamente in questo caso sto suonando una canzone. Ovviamente la canzone che sto suonando non verrà, diciamo così, trattata come le altre canzoni. Nel senso, solitamente quando io suono una canzone in DJ Pro, viene scritto questa canzone, Devil in Me, The Purple Disco Machine, è andata in onda a quest'ora, ehm, in questa data, e se dovessi rimandare in onda un'altra canzone del di Purple Disco Machine, ehm, non me la manda in onda perché ha appena mandato in onda un'altra di quel tipo. Però, essendo questo qui un file esterno, diciamo che la diretta non eh, riesce a scrivere da nessuna parte che questo artista, tra virgolette, è andato in onda, e quindi non c'è questo controllo eh, sul, sul dato dell'artista, ad esempio. Scusa Gianluca, sì, eh, possiamo sì. ragionevolmente affermare che comunque DJ Pro è uno dei sistemi una più versatili e come dire più flessibili nell'utilizzo? Assolutamente, visto che appunto ha la, sia la gestione automatica sia la gestione manuale, sia la possibilità di interfacciarsi con elementi esterni eh, sia inviando i dati, ma anche ricevendo i dati. Eh, considerate che comunque. Eh, alcuni clienti che mh, hanno solo il DigiPro Pro che desiderano una gestione avanzata della programmazione e non vogliono il nostro DJI perché hanno già un loro software di programmazione avanzata come eh, faccio l'esempio più eclatante il Selector eh, semplicemente noi gestiamo la, il file di esportazione del Selector e lo, lo, lo mettiamo tranquillamente in onda quindi comunque eh, diciamo che il, il DigiPro è un sistema aperto, aperto in quanto viene gestito internamente da noi, abbiamo gli sviluppatori in casa, quindi a uh, seconda dell'esigenza di un determinato cliente, noi possiamo tranquillamente comunicare con uh, il mondo esterno aprendo differenti canali. Effettivamente nella sezione, ve la mostro qui, la sezione External Command, qua vi mostra solo in parte. Eh, tutti i canali che si possono utilizzare per la comunicazione esterna poi ve lo mostrerò nell'interfaccia nuova del DJ Pro che dimostra ancora di più questa parte é, qui ad esempio mi mostra che ho la possibilità di comunicazioni tramite porta seriale che è ancora il vecchio metodo ma che, ma che ancora alcuni usano tramite schede GPI tramite TCP UDP il terminale esterno, che è una funzione avanzata del DigiPro, modulus SNMP, ma ce ne sono tanti altri, di metodi di comunicazione. Quindi sì, il DigiPro può sia ricevere che inviare dati eh, verso, da e verso l'esterno. Quindi anche, no. ovviamente, anche verso il web. Qui ovviamente non, non è mostrato, ma abbiamo eh, ovviamente la generazione di dati, di metadata, che possono essere letti da, da encoder esterni o il nostro che si chiama DJ Streamer che possono quindi essere poi inviati verso un sito o verso l'RDS quindi eh, comunque o verso la nostra visual radio eh, o verso altre visual radio ad esempio adesso stiamo eh, iniziando la comunicazione con eh, una visual radio eh, eh, americana eh, che viene usata appunto nel mercato americano e sudamericano, per cui comunichiamo anche con loro. Quindi diciamo che eh, il limite eh, della comunicazione viene dato soltanto da noi. Eh, nel momento in cui c'è bisogno di comunicare con qualcuno, lo possiamo fare. Perfetto. Gianluca, abbiamo anche una domanda, segnalo sì, eh, sì. in chat, da Sandro: sì. eh, il comando di far partire la diretta della saletta. saletta sì. Sarà un comando sincronizzato con l'altro PC, nel senso che a via il comando, l'altro PC attenderà l'inizio della prima traccia? Eh, sì, allora spiego meglio. Ehm, Dall'altra parte ci sarà, almeno questo, mh, eh, parlando semplicemente del, del comando dell'avvio, eh, okay, soltanto proprio di questo qua. Nel, nel caso specifico, poi vi mostro questa. questa Funzione che si chiama Master che vedrete che vedete qua su in alto, e, questo qua, comando saletto automatico, in teoria come dovrebbe funzionare? Di là ci sarà una diretta ferma. Quindi modalità automatica, cioè così, in questa posizione, ok? e, e ci sarà una, una programmazione pronta in questo modo. Quindi, può essere una programmazione caricata sia dalla, dalla programmazione del DigiPro oppure dal DigiWare, Quindi, diciamo che io so già che. La mia programmazione dovrà partire a mezzogiorno quindi io di là nella diretta della saletta, precarico 5 minuti prima una programmazione che quindi attenderà come in questo modo. Poi, da questa ehm, diretta, io inserisco questo comando qui, diretta saletta automatico. Per cui io, ad esempio, sto parlando, facciamo un esempio. Eh, eh, finisco di parlare e annuncio il fatto che adesso andremo in onda dall'altro studio. Quindi, io qua posso tranquillamente mettere la diretta in automatico. Parte il jingle, come parte il jingle? Eh, finisce il jingle, esegue il comando. Da qui parte Salt and Swing, ma di là la diretta è partita. Quindi dall'altra parte c'è cioè la diretta che si è messa in automatico. Vedete questo comando di P ve lo mostra verso questo indirizzo su questa porta, e ho detto alla diretta dall'altra parte di mettersi in automatico. Il risultato finale è che la diretta dall'altra parte che aveva una sua programmazione caricata, è partita con la sua programmazione. Ok, questo è, diciamo così, eh, un eh, metodo. Per far partire una diretta in automatico. Esiste adesso un altro metodo che abbiamo da poco eh, impostato: che è quello di dire alla, a due dirette, a due o più dirette, di comunicare tra di loro in modo tale che ci sia, che esista una diretta master e delle dirette slave. Per cui quello che io programmo e che mando in onda da questa parte. Eh, sarà esattamente la stessa cosa che verrà messo in scaletta e trasmesso dall'altra dall parte: cioè, in pratica, io che sono la diretta master, comunico alla diretta Slave. Che al momento salta il swing. E i prossimi elementi saranno Best of View e Radio Zero Rock. Quindi sull'altra diretta, se andremo a vedere, ci sarà esattamente la stessa cosa. Per cui sì, ho la possibilità di sincronizzare le due dirette in modo tale che se per qualche motivo da un momento all'altro la master cade giù ho la slave che può riprendere esattamente dal punto in cui si è interrotto oppure mi manca l'audio per qualche motivo della diretta principale ho un, un genius che è il nostro eh, apparato che controlla costantemente la presenza eh, di due eh, sorgenti audio la sorgente A e la sorgente B nel momento in cui la sorgente A manca per 8 secondi commuta automaticamente sulla sorgente B nel momento in cui commuta eh, prende in questo caso la diretta slave che sta suonando esattamente la stessa cosa che suonava la diretta eh, principale quindi ho anche la possibilità diciamo così, di mettere in comunicazione due dirette e dire che una è master e l'altra è slave perfetto, ottimo eh, grazie Gianluca ancora anche per questo, non ci sono altre domande, eh, devo dire che eh, sostanzialmente se, tu fossi, se ti fosse possibile, visto che ci stiamo avviando a conclusione, Gianluca sarebbe bello poter vedere la nuova sì, interfaccia, esatto, quindi far esatto. vedere eh, ai nostri amici collegati, ai partecipanti il DJ Pro che verrà, sì, eh, esatto, con esatto. un impatto grafico nuovo. Mi permetto, scusate, una info commerciale che andava eh, in realtà eh, affidata a Cristiano all'inizio di questo webinar, vi voglio anche comunicare che anche DJ Procom e DJ Ramcom in questo momento sono in offerta anche in lease, quindi se non voleste acquistare subito eh, le licenze, con dei piccoli canoni mensili, è possibile acquisire il software radio di Axel Technology. E adesso lo spettacolo. <ride> Vai Gianluca. Eccolo qua, questa è la versione nuova eh, Ah, ok non vedevo questo qua è la versione nuova eh, nuovo lo dico tra virgolette perché perché facciamo una cosa scusate fermo questo altrimenti mi, mi ruba il mouse eh, dico eh, nuovo tra virgolette perché proprio in, questa, in questo momento eh, siamo in lavorazione con la parte grafica eh, questa, diciamo così, è la prima bozza effettivamente della nuova versione. Verrà di nuovo rivisitata. Anche, eh, anche questo che vedete adesso verrà un pochettino più schiarito, schiariti i colori, eh, resi più evidenti più in grassetto le, le, le scritte, in modo tale da renderle più visibili. e Cambiate un pochettino ancora le icone. Però, questa, diciamo così, sarà bene o male l'interfaccia che troverete ehm, a breve eh, nei prossimi mesi. Eh, diciamo che Abbiamo semplicemente eh, rivisitato ehm, in, in veste grafica il DigiPro Pro Classic, l'abbiamo modificato, abbiamo tentato di ottimizzare un pochettino le varie funzionalità raggruppando ove fosse necessario o comunque smaltendo alcune funzioni che effettivamente non venivano più usate, erano ormai diventate obsolete, e, ma ancora presenti dove ne fosse necessario. E, mh, e aggiungendo ulteriori eh, diciamo così, novità, a parte va bene, la schermata principale che mostra diciamo così, questo, questa nuova veste grafica con i counter eh, riproposti, ma anche diciamo così, la parte delle tastiere, piuttosto che la parte del preascolto, dove prima non era possibile, eh, diciamo così, mh, eh, vedere le fo la forma d'onda sotto oppure eh, spostare in tempo reale il counter e mettere subito i marker, quindi diciamo così abbiamo aggiornato un pochettino eh, queste funzionalità che prima non erano presenti. Ehm, qui vi mostra appunto tutte le funzioni possibili e immaginabili al, al momento presenti nel DJ Pro e che quali sono le attive in questo momento su questa diretta, quindi... Abbiamo ad esempio il Presenter Board che è una. non so se ve lo posso mostrare da qua, Che È un, uno di quei tool molto utile, eh, non tanto per chi è in onda in quel momento, ma ad esempio per, per quando si ha una. Mh, eh, diciamo così, una control room separata dalla, dalla speaker room. Per cui c'è lo speaker dall'altra parte dello schermo, che quindi necessita di vedere cosa sta accadendo in onda. Eh, si può rappresentare su eh, pagina web, diciamo così, esattamente quello che sta accadendo, in onda, ovviamente impreziosendolo di ulteriori informazioni. A parte la grafica, ma prendendo ad esempio eh, da un sito le informazioni eh, relative al, al cantante. Ma comunque, la cosa importante è che vi mostra il count up e anche il, il countdown dell'intro quando questo è presente. Quindi Diciamo che lo speaker che è dall'altra parte dello schermo eh, sa esattamente cosa sta succedendo in onda, quindi quando poter intervenire e quanto manca, ad esempio, alla fine del brano. E, e quali sono i prossimi elementi nella scaletta? Ho appunto la possibilità di vedere eh, eh, in preview, diciamo così, i dati relative, relativi alla, alla canzone che andrà starà per andare in onda, e poi abbiamo aggiunto la possibilità di leggere gli sms che arrivano dagli ascoltatori direttamente da questa pagina, aprire la propria pagina Facebook, to, ciao Claudio, aprire <ride> la propria pagina Facebook eh, direttamente da questa piccola interfaccia per vedere se vi hanno scritto o meno, oppure con <coughs> YouTube eh, vedere il video relativo alla canzone che sta andando in onda in questo momento. Quindi, Ogni... questo è o è, è la possibilità di chattare. Con tutte le persone che hanno aperto il presenter board in quel momento, quindi se io dalla, dalla mia postazione scrivo, apro il presenter board, eh, vediamo se riesco a farlo. 10, dove sono, sono qua. due punti. Eccovi qua. E io scrivo da questa parte. Inizio a scrivere da questa parte verrà scritto, appunto, posso comunicare appunto con tutti quelli che hanno la chat aperta, quindi può essere anche utilizzato come strumento di eh, comunicazione tra eh. Lo studio di produzione, ad esempio, è lo speaker che è in onda in quel momento. Facciamo eh, rivedere questo, un attimo sì, l'interfaccia sì. di DJ Pro, giusto perché venga fissata. Sì, esatto. Eh. Eccoci qua, appunto. Come dicevo, ecco poi tutte le altre funzioni che al momento vengono mostrate. La scritta XML che è quello che appunto serve eh. sia per la pubblicazione dei dati su RDS, ma anche ehm, verso i siti. Eh, quindi o siti o app eh, la possibilità di gestire gli script il monitoring ecco che non vi ho mostrato prima la possibilità di stoppare la diretta e mandare in onda un segnale esterno quindi ad esempio se ho eh, un, un ricevitore satellitare collegato all'ingresso della mia scheda audio della, della diretta e eh, ho una scheda GPI ad esempio se il satellite a un certo punto mi manda un comando di stop questo comando ferma la diretta, eh, chiude il canale del play della diretta e fa un passante mandando in onda tramite la diretta ciò che arriva nell'ingresso della scheda audio. Quindi ho anche questa possibilità: questo si chiama monitoring. Certo. Social messages ho la possibilità di ricevere messaggi che arrivano a un altro software che si chiama Social Hub, che può, permette di scaricare messaggi. Da, da Facebook, da Twitter, da, da WhatsApp, da, dai feed RSS, dai, da, da SMS e così via, e inviarli a questa maschera che mi consente appunto di leggere i messaggi in tempo reale, bene, cioè, Luca. E, ci stiamo sì. immaginando. Alla conclusione, sì, Se io sì. qualche, abbiamo qualche domanda, però ti pregherei nel frattempo, scusate, questa è una comunicazione di servizio, di raggiungermi qui così almeno eh, i partecipanti ti rivedono e possiamo sì, rispondere. E rispondiamo i messaggi da lì, arrivo. Va ah, okay. arrivando. Grazie. Eh, ottimo Gianluca, ehm, che ha appena menzionato un altro software, quindi in verità sono diciamo i tre i software che completano DJ Pro. Abbiamo già detto di DigiWare per la programmazione musicale, Ramcon per la programmazione pubblicitaria, Social Hub è il terzo software che dà eh, l'input social alla regia di messa in onda al sistema on-air. Che come vedete poi risulta potenziato, eh, possibile anche poi ingigantire la maschera, come avete visto prima, e eh, approvarla. Tenete presente che tutti questi sviluppi eh, che vedete a livello di interfaccia. Eh, a livello grafico, a livello anche di implementazione di funzioni che sono state anche eh, numerose, quelle introdotte nel 2018, ecco in arrivo Gianluca, sono disponibili eh, ovviamente a quei clienti che sottoscrivono eventualmente eh, l'acquisto lease, quello diciamo a canoni mensili, oppure eh, ai clienti che hanno la TA. La, Technical Assistance, vero ti L'assistenza tecnica attiva, e che quindi in quel canone eh, piccolo che pagano ogni anno ricevono la possibilità di eh, avere il supporto e con questo anche gli aggiornamenti del software. Gianluca, le ultime domande. Allora anzi, ce n'era una penultima per la verità. Sì. Eh, la DJ Pro viene comandata anche da un tastierino spara jingle? Sì, sì. Allora, eh, ovviamente non lo, non lo potete vedere, ma ehm, diciamo che la possibilità di comandare legge Pro ehm, è varia. Eh, cioè, avete prima la, eh, ovviamente, l'utilizzo del mouse. Quindi cliccando sui vari pulsanti per fare lo skip, lo stop automatico manuale, premete su i pulsanti relativi. Altrimenti avete la tastiera di Windows eh, quindi barra spaziatrice passo da automatico manuale, invio skip, eh, tasto pausa faccio stop e così via. E... Altrimenti, una vera, esiste una tastiera dedicata che appunto, mh, configuriamo di volta in volta e, mh, che ha a disposizione sia questi comandi di start, stop, eh, pausa e meno e poi la gestione della jingle machine. Quindi ho praticamente un tastierino che mi presenta due tastiere eh, con due colori differenti, bianco e giallo, con i tasti dall'1 al 21, per cui premendo. I, questi determinati tasti, io semplicemente mando in onda il relativo effetto, ehm, eh, relativo appunto alla tastiera che, che ho scelto. L'ultima domanda riguarda la differenza tra DJ Pro, eh, Classic e Enterprise. Sì, allora la differenza fondamentale tra, tra Classic e Enterprise è la diretta. Proprio, diciamo che la diretta Enterprise è una diretta su due schermi, quindi ha praticamente le stesse funzioni. Ha ah, esattamente le stesse funzioni del Classic con delle aggiunte. Innanzitutto, il doppio schermo che vi consente di aprire tutte eh, le, le finestre <coughs> di, di funzione <coughs> scusate, sul secondo schermo. Inoltre ha l'aggiunta del, ehm, del multitraccia dell'editor multitraccia in tempo reale, per cui io ho, ho la possibilità di vedere su multitraccia la scaletta e modificare in tempo reale tutti i punti di attacco stacco e di mix prima che vado in onda, quindi anche un attimo prima che vado in onda. E, ed ho altre funzioni del tipo la pausa del, del brano in onda, il restart del brano in onda, il loop dell'intro, ho la possibilità appunto, con, um, ho la barra di scorrimento dell'elemento in onda per cui posso prendere la barra e spostarla dove voglio. E, ho dei, um, funzioni del tipo parcheggio, cioè eh, ad esempio il prossimo jingle che si chiama VG Pro video follow audio, premendo il tasto parcheggio, lo, anziché mandarlo in onda dopo la canzone Congratulations, in questo caso, resta fermo in quella posizione e in realtà va in onda Wolves. Quindi diciamo che tengo fermo il, quel determinato elemento fino a che non decido io di rimandarlo in onda. Ci sono, diciamo, delle funzioni in più, in più che vengono sono state pensate soprattutto per il live. Esatto. signori siamo stati un po' più lunghi, ma eh, come dire, mi fa piacere che abbiamo attraversato veramente un po' tutto. Vi abbiamo presentato un po' di persone di Axel, vi abbiamo introdotto il sistema. Gianluca ha fatto un viaggio, secondo me, estremamente valido e interessante dentro il software. Quindi io direi che cominciamo a ringraziarvi. <ride> ehm... Sandro ha dato un segno di approvazione, <ride> <Okay>. <ride> gli piace, e quindi a me non resta che ringraziarvi della partecipazione, se avete altre domande, il nostro rapporto continua, potete scriverci, eh, anche a supporto, support, sì, esatto. support chiocciolaxi, technology. Esatto, poi ovviamente siamo sempre a disposizione per ulteriori... Per delle demo anche mirate. Esattamente. Esatto. Ok, quindi ci colleghiamo con voi, facciamo una demo mirata. Ehm, credo che abbiamo detto molto, io... Vi chiedo scusa, vi anticipo che sarete disturbati eh, da un piccolo questionario che vi manderemo per sapere se avete gradito o no eh, il, webinar, il webinar e in che, in che cose sì, in che cose no. Questo ci serve anche per migliorare, oltre che i prodotti software, anche per migliorare la nostra stessa stare con voi. E io direi al momento grazie, grazie Gianluca, preziosissimo. a voi. E Alla prossima occasione, il prossimo mese, ci saranno anche dei webinar su eh, Ramcom. E sappiate che per chi di voi ha sentito, con tutto rispetto per Gianluca, l'assenza di Elisa, sapete, sapete che Elisa martedì, ma non l'abbiamo promesso in Italia, sarà la protagonista del DJ Pro Webinar in English, perché stiamo alternando nel calendario eh, webinar in italiano e in lingua inglese, e quindi chi volesse seguire Elisa può farlo in inglese martedì. Questa è una comunicazione di servizio dovuta, perché siccome ha molti beni intorno a sé, andava, andava assolutamente documentata. Grazie a tutti, buona giornata, radiosa giornata a tutti. Grazie ciao a voi. Grazie, a presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao.